Abbassa, abbassa il volume. Abbassa, abbassa. Cos'è questo che sente? Abbassa il volume. Prova, prova, 1, 2, 3, prova, alza, prova, 1, 2, 3, test, prova, prova, prova. Come va? Però giostri tu da lui, Prova, prova. No, adesso vediamo solo una cosa perché qua mi sta ignorando il cavo del video. No.
Dove lo trovo? Dove la trovo? Ah, scusami, sì, lo trovo io. Allora, dobbiamo andare... Intanto io risolvo qua. Copiamela sul desktop, se puoi. Certo, assolutamente. Sì. E per me è dollaro... 2015. Buongiorno, Letizia. I programmi sono gli accrediti. Sì, sì. Dire perché questo non funziona. Ma non ti riconosce sul computer o il proietto? È un cavo. Ho un cavo di riserva, eh. Ah. Non c'è problema, cioè non c'è problema, solo che volevo evitare di tirare fili in mezzo. Certo, certo. Vedi che non. Come se niente fosse. Mio. Però ieri funzionava tutto. Non lo so. No, qua non vede proprio. Alice?
quando alle 4 ore di pomeriggio, va bene. Alice? Thank you.
È particolarmente lieta perché siamo in realtà tutti qui fra colleghi, ma lasciatemi dire soprattutto fra amici, per festeggiare in primis José María Galán e il suo scavo iniziato nella necropoli tebana nel 2002, che si accinge a compiere 15 anni e poi nella fattispecie dirò due parole su quello che José sta facendo con delle scoperte sensazionali che tutti certamente avrete seguito e che sono partite dalla tomba di Gehuti, ma si sono ben allargate soprattutto dopo la possibilità che la spedizione spagnola ha avuto di allargare la sua area di investigazione dopo che parte del villaggio è stato dislocato, come sapete, durante quando c'era al potere Samir Farage. E voglio quindi innanzitutto ringraziare e salutare José, e voglio anche ringraziare la mia grande maestra, la professoressa Betrò, che ha accettato di essere qui con noi oggi e di parlare dei risultati della missione italiana negli scavi che sono iniziati presso la TT14, che si sono poi allargati alla Midan 05, missione a cui ho avuto l'onore di partecipare, e sono ancora nella lista dei componenti, anche se purtroppo, chiedo pubblicamente scusa alla professoressa, negli ultimi anni, come potete immaginare, a causa di altri impegni non sono più riuscito ad andare, però speriamo inshallah un giorno di poter ripartecipare. Vorrei anche ringraziare il dottor Cuniberto, a cui vorrei fra poco dare la parola, che ha tenuto molto che questo evento si svolgesse al Museo Egizio, e lo ringrazio per questa occasione. E in questo volevo, guardate, citare, lo cito a memoria, poi lo citerò leggendo durante la mia relazione, quanto scrisse ormai 10 anni sono per celebrare i 10 anni dalla scoperta della tomba di Ka, confluiti nel bel volume di studi raccolto da Beppe Moiso, il professor Roccati, che ebbe a dire che fra le varie attività che il museo deve avere, lui disse che il museo deve uscire dalle mura del museo, dalla sua mera funzione di tutela, di custodia dei cimeli, di allargarsi ovviamente alla comunità scientifica e allo studio dei materiali, e a darne un nuovo significato all'interno della società moderna che ne ha bisogno. Bene, il fatto di vedervi così numerosi oggi mi fa piacere, soprattutto di vedervi numerosi per sentir parlare della ricerca che viene svolta sia all'interno del museo sia da amici e colleghi, la cui ricerca si interseca con quella che noi svolgiamo qui. E adesso vorrei dare la parola al del dottor Cuniberto, che introdurrà e ci spiegherà il motivo di questa riunione oggi. Buongiorno a tutti, signori e signore. È per me un grande piacere essere qua oggi. Ringrazio il dottor Greco, la dottoressa Betrò, querido José Manuel Galán. Per questa grande occasione io mi presento, sono l'amministratore delegato di Unión Fenosa Gas, una società spagnola, mista italo-spagnola. Io rappresento Eni in questa società, in questa esperienza di gas in Spagna, lavoro in Madrid, e abbiamo delle attività importanti in giro per il mondo, in particolare in Egitto. E quindi di qua è nata la nostra collaborazione, la nostra amicizia con José Manuel Galán, che è il direttore scientifico del Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche della Spagna, una delle istituzioni pubbliche più importanti. Ed è di qui che noi, come Unión Fenosa Gas, da ormai 5 anni sosteniamo questa ricerca in questa fantastica area della necropoli dell'antica Tebe, vicino diciamo nella collina alta, dove effettivamente abbiamo avuto modo di avere grandi soddisfazioni e grandi piaceri. Come ha detto prima il dottor Greco, mi sembrava una grande opportunità per il Museo Egizio ospitare questo grande e quindi io, in qualità di torinese, perché sono di Torino, la mia famiglia vive qua,
non potevo che essere il promotore di questa iniziativa. Ormai la campagna che José Manuel Galán sta conducendo ha molti anni di storia, lo racconterà lui molto in dettaglio, è da 15 anni che lavora su questo progetto con grandissimi successi. È una campagna che a noi permette di dare valore nella nostra attività sia in quanto relazione con l'Egitto, dove abbiamo purtroppo ora alcuni anni di grande sofferenza legata anche alla crisi egiziana, però il nostro business è quello di lavorare il gas e quindi l'Egitto ha delle difficoltà di esportazione del gas perché tutto il gas che produce lo usa per i consumi interni e quindi il nostro grande investimento che abbiamo fatto negli anni di una grandissima pianta di liquefazione che sta ad Damietta è ferma ormai da 4 anni e questo ci sta creando dei grossi problemi. Però a parte i problemi di business, dicevo, la nostra relazione col paese è molto importante e naturalmente è molto importante la relazione con la Spagna, dove noi abbiamo la nostra sede. Quindi questa doppia valenza ci ha permesso e ci permette di continuare a fare delle cose con grandissima soddisfazione. Io sono stato nel campo di lavoro del professor Galán alcune volte, in particolare nel 2015 ho avuto una grandissima emozione quando sono stato invitato e quando era stato scoperto il sarcofago di un altissimo dignitario della 17ª dinastia, un certo Neb, e quando una sua collaboratrice, Pia, in quel momento mi permise di assistere all'apertura di questo sarcofago. È un evento che succede una volta nella vita, veramente un ricordo incredibile. Quindi ringrazio ancora oggi per questa grandissima occasione. Bene, per concludere e quindi lasciarvi a ascoltare le presentazioni molto più interessanti della mia introduzione, ovviamente non posso che congratularmi con la grande attenzione che questi attori protagonisti della grande arte del mondo ci permettono di assistere e quindi di essere quelli che attraverso la loro esperienza, la loro attività continuano a trasmettere la cultura nel mondo e speriamo anche alle prossime generazioni. Mille grazie a tutti. Ringrazio Cesare Cuniberto e a me il compito di iniziare questa giornata di riflessioni parlando, ritornando un po' indietro nel tempo e parlando dell'attività scientifica e archeologica che il Museo Egizio svolse soprattutto a Tebe dal 1903 al 1909, l'attività fatta a Tebe da Schiaparelli, e ne voglio parlare però un po' nell'ottica di quanto ancora rimanga da fare e di quanto questi scavi condotti più di 100 anni fa possono ancora fornirci delle notevoli indicazioni scientifiche, da un lato, ci danno possibilità di quello che con un termine inglese sempre più diffuso si chiama dissemination, ovvero di divulgare la cultura e le nozioni che riguardano l'antico Egitto e ci permettono al contempo, mettendo assieme competenze che appartengono a diverse discipline, di aumentare la nostra conoscenza su questi materiali. Vorrei partire facendovi vedere una sala del museo nella nostra parte storica, parte che è stata allestita da Beppe Moiso, una parte che ci fa vedere l'allora direttore Ariodante Fabretti assieme con Lanzone, è un quadro del Delle Ani del 1871. Perché voglio partire da qui? Perché Schiaparelli, quando arrivò nel 1894 a Torino, succedette ad Ariodante Fabretti, ma soprattutto porta una nuova nozione di museo. Un museo che da museo antiquario diventa museo archeologico. Però prima di addentrarci sull'attività scientifica dello Schiaparelli, permettetemi di citare quanto ebbe a scrivere nel 1852 Pier Camillo Occurti nella introduzione del catalogo del 1852, in cui
descrive quale sia la situazione della egittologia in Italia e dice che lo studio dei materiali si augura che possa giovare e rivolgere le cure di coloro che reggono la pubblica cosa verso questo ramo di scienza. Conoscendo l'importanza di questo museo, le attinenze che ha con la storia della civiltà, verrà loro un nobile desiderio di emulare l'ardore con cui vengono favoriti questi studi dal governo neerlandese e prussiano, il primo dei quali mandava a pubblicare tutti i monumenti del Museo Egizio, che infatti Conrad Lehmans aveva iniziato, ed il secondo ordinava la spedizione di Lepsius in Egitto e istituiva una cattedra di egittologia. Noi siamo pari a questi governi e forse superiori per rispetto al secondo nell'amore delle franchigie costituzionali, ma siamo ben lungi dall'andar loro vicini nello zelo della pubblica istruzione. Perciò, scorgendo nella commissione di che volle onorarmi l'egregio personaggio che siede fra noi al governo della pubblica istruzione, un chiaro segno che egli, intento a rialzare con nuovi ordinamenti lo splendore della nostra università, non sarà per dimenticare questa parte di studi, ho stimato che un'operetta condotta su questo disegno entro il più breve termine possibile, pareggiando per questa parte il nostro agli altri musei d'Europa, avrebbe confermato il signor Ministro nel suo saggio divisamento. Ebbene, questa citazione mi colpisce in maniera incredibile, perché sembra che 200 anni di storia non siano passati. L'attenzione, e ve lo posso dire, che tutt'oggi chi ha l'onore e l'onere di sedersi sulla sedia della direzione di questo museo deve continuamente svolgere al Ministero per far ricordare che gli studi di orientalistici esistono, è evidentemente un topos quasi che continuamente torna nei nostri studi. E proprio in quel periodo, quindi, pochi anni dopo, quando Schiaparelli arriva alla direzione, però la nostra disciplina vive un momento assai felice. Schiaparelli, che arriva nel 1894, si rende perfettamente conto del valore della collezione drovettiana conservata in museo, si rende anche però conto che il museo sta per perdere il suo primato, visto che le altre istituzioni europee possono andare in Egitto e scavare con ingenti risorse, mentre il museo egizio è assente da questa piazza. E nel 1894 comincia a effettuare una serie di campagne di acquisti che poi confluiranno nel 1903 nella fondazione della MAI, della Missione Archeologica Italiana in Egitto, e nello scavo sistematico di una serie di siti, anche se oggi mi voglio soprattutto concentrare su Tebe. Su Schiaparelli lo sapete tutto, molto è stato detto. Schiaparelli si affaccia al panorama archeologico quando a livello internazionale personaggi del calibro di Findes Petrie operano, che con il suo sequence dating fa capire come il contesto sia molto importante e ci permetta di capire il valore dell'oggetto e come lo studio sistematico dei contesti ci permetta di arrivare a delle datazioni certe. Però di Schiaparelli e il materiale, parte del materiale che vi presenterò oggi, ci deve indurre a riconsiderarne la figura, vengono molto spesso sottovalutate alcune operazioni importanti che lui intanto svolse. Come tutti sapete, portava sempre con sé la sua macchina fotografica, il Museo Egizio ne conserva ben tre, e questo si inserisce in un panorama internazionale. Sapete che François Aragon nel 1838, quando annunciò all'Académie Française l'invenzione della calotipia, disse: date uno di questi macchinari all'Istituto d'Egitto perché possano essere documentati i milioni di geroglifici che coprono i monumenti egiziani. E da lì a poco, 10 anni dopo, sarà Maxime Ducamp assieme a Flaubert a fare il primo viaggio in Egitto. Dopodiché ci sarà un viaggio e documentazione fotografica dell'Egitto, ci sarà una seconda generazione di fotografi, ma anche Torino
non resta insensibile a questo. Il Sella nel 1880 comincia a dedicarsi alla fotografia alpina e Schiaparelli, proprio nella sua famiglia, grazie al fratello Cesare, viene in contatto con questo fenomeno della fotografia e con l'utilizzo che la fotografia poteva avere a livello di documentazione. Fu proprio il fratello Cesare nel 1899 a fondare la società fotografica a Subalpina. Questo contesto porta quindi Schiaparelli a fare delle considerazioni rispetto alla modalità di documentare attraverso l'immagine fotografica quanto andava a scavare. Ma un'altra cosa molto fondamentale che non sempre viene ricordata è come Schiaparelli capì che l'attività di scavo era un'attività che vedeva riunite diverse professionalità, era un'attività di squadra in cui appunto le diverse professionalità potevano collaborare per raggiungere dei risultati più validi. Una delle figure che lui volle portare fu la figura del fisico antropologo. Proprio in Italia, in quegli anni, nel 1869, al Mantegazza si deve l'istituzione di una cattedra di antropologia a Firenze. Nel 1871 viene fondata la Società Italiana di Antropologia ed Etnologia, quindi semplicemente due anni dopo la fondazione, che era stata nel 1869, della Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urbanistik. Quindi l'idea di avere delle persone che possano collaborare per permettere di capire aspetti fondamentali della civiltà egizia. A Roma fu Sergi a insegnare antropologia all'università, ma anche Torino non era insensibile a questo nuovo filone di studi. Basti pensare Cesare Lombroso e il rapporto fra l'aspetto biologico e l'aspetto comportamentale. Quando parlerò più tardi di Nebiri vi dirò anche alcune considerazioni che Schiaparelli ebbe a fare a questo proposito. Ebbene, quindi nel 1903 parte la missione e ci focalizziamo soprattutto su quello che avvenne a Tebe Ovest e in primis Deir el-Medina e la Valle delle Regine. Mi preme farvi vedere quali sono Deir el-Medina quindi e la Valle delle Regine, quali sono i documenti che abbiamo sulla base dei quali possiamo ricostruire l'attività di Schiaparelli. Ci possiamo rivolgere ovviamente all'inventario manoscritto, possiamo guardare i resoconti di scavo e le lettere, vi sono i taccuini di scavo e vi mostreremo oggi delle cose inedite, piante e disegni e ovviamente le fotografie. Ma andiamo e cominciamo con le lettere. Ernesto Schiaparelli, su una lettera che viene mandata a Virginio Rosa, detta le norme degli scavi. Dice: lavorare sempre raccolti in un luogo solo per più attiva sorveglianza. Quindi non solo ovviamente per la contestualizzazione archeologica, ma anche per la necessità di sorvegliare l'operai e di sorvegliare che nulla venisse trafugato. Tenere sempre tutto separato, tomba per tomba, e il materiale disperso distinto fra regione e regione. Il tutto in cassette separate, da essere numerato con numero progressivo da uno in su ed essere poi raggruppate in casse più grandi. Tenendo diligentemente conto di tutte le circostanze del ritrovamento, soprapposito registro, in modo che, per esempio, sotto il numero 10 siano ricordate tutte le circostanze del ritrovamento degli oggetti contenuti nella cassetta portante numero 10. Anche questo potremmo dire che forse riconosciamo in questo anche l'attività museale di Schiaparelli, che vuole anche catalogare cassetta per cassetta il materiale, di modo che quando questo arriva poi in museo sia più facile da essere inventariato e da trovare poi una sua collocazione. Un elemento significativo
è che testimonia l'importanza del contesto, della contestualizzazione archeologica, quindi della mutata atmosfera rispetto al reperto, e il fatto che Schiaparelli avesse deciso di esporre in museo, accanto alle vetrine con i reperti di scavo, un album fotografico che mostrava appunto i luoghi dello scavo, e questo permetteva quindi di dare una contestualizzazione. Vediamo qui l'accampamento della MAI all'imboccatura della Valle Regine, e vediamo una foto e vediamo un disegno che aveva spedito Ballerini alla famiglia. Nella foto vedete anche una serie di sarcofagi che fanno parte di quel cachet degli Ahuti Session per Imen, del coltivatori di loto nel dominio di Amon, e questi sarcofagi che furono trovati, come sapete, in due tombe, nella tomba di Chaim Vazet e di Seter Khopeshev, di cui fra un po' parlerò. Ballerini, giovane collaboratore di Schiaparelli, fondamentale non solo per l'attività di scavo, ma anche per la documentazione e per i taccuini che ci ha lasciato, e vi mostro poi più nel dettaglio la lettera che si vedeva prima con la foto, con il disegno dell'accampamento. Qui vediamo una veduta della valle, vediamo anche sulla destra i resti del convento di Deir el-Rumi. Tutta la valle viene data in concessione al MAI, grazie anche alla conoscenza e all'amicizia che legavano Schiaparelli a Maspero, che era segretario del Service des Antiquités. E come dice Ballerini, l'area viene data in concessione sì da non lasciare alla fine alcuna parte non esaminata, per mettere in luce tutte le tombe, sia le poche già note, sia le altre che si supponeva e si sperava di scoprire. Scusate un attimo. In quest'area che viene segnalata si mostrano gli operai della missione italiana al lavoro, e questo ci fa anche capire come veniva condotto lo scavo in aree così grandi. Bene, voglio farvi cominciare a vedere alcuni di questi taccuini di Ballerini. Vediamo qui la tomba della regina Titi, KV52, che era già nota, ma che viene di nuovo esplorata, e vedete l'accuratezza nella resa sia della pianta, sia nella resa dei dettagli della tomba stessa, la copiatura dei testi che vengono molto diligentemente copiati appunto da Ballerini. Veniamo ora invece alla tomba della regina Satra. Se ne conosceva l'esistenza, ma era stata nuovamente ricoperta da detriti, molto interessante per la decorazione delle pareti non finite. Ballerini nel 1903 scrive: «Furono abbozzate le figure e le iscrizioni delle scene usuali a semplici linee rosse e nere, ed è notevole che furono tracciate senza aiuto di quelle linee sussidiarie usate solitamente dall'artefice per riportare sulle pareti il piccolo schizzo a lui affidato». Ah, grazie. Accanto alla tomba di Satra si trova una nuova tomba non finita, il nome delle proprietarie non vi appare in nessuna parte. Vedete comunque qual è la modalità di documentazione, con l'intestazione dando il nome del proprietario della tomba, un disegno della pianta e note descrittive, nonché, come abbiamo visto prima, nel caso di Titi e Satra, la copiatura dei testi. Allora, veniamo a 15 febbraio del 1903, alla presenza di Howard Carter, che è ispettore delle antichità. Si penetrò all'interno della tomba del principe Chaim Vazet, e vi leggo adesso quanto dice Ballerini: «Più che una tomba, appariva come un sepolcreto, che per il vasto corridoio e per le camere dappertutto era una confusione orrenda di sarcofagi aperte, di mummie rovesciate, di stele, vasi, statuette, quali intiere, quali infrante, giacenti disordinatamente, rimescolate, come se una strana bufera avesse sconvolto quella casa dell'eternità». Allora,
Siamo in presenza della tomba di Chaim Vazet, come sapete, figlio di Ramses III, tomba che poi viene riutilizzata in 25esima dinastia. Il momento in cui la trova Schiaparelli però non la trova solo al momento di riutilizzo, ma la trova dopo il saccheggio che vi è operato. Come vi ho detto prima, la tomba di Chaim Vazet e la tomba di Seter Chopeshev sono occupati da due famiglie di coltivatori di loto, Hahuti Sechemper Imen, la documentazione che ce ne fa a Schiaparelli ci permette di identificare ci permette di identificare da dove provenissero i sarcofagi, e anche qui le foto sono di fondamentale importanza. Vedete vedete una pianta e la sezione della tomba di Seter Chopeshev, e vediamo adesso come, grazie alle foto che abbiamo, si possono poi identificare i sarcofagi che sono tuttora conservati presso il nostro museo, e questo è il sarcofago di Harwa, mentre questo è il sarcofago di Nesi Mejem. Cosa avviene poi dopo lo scavo? Beh, come avevamo visto in questa foto all'inizio, i sarcofagi vengono estratti dalla tomba, vengono portati presso l'accampamento, vengono disposti e allineati, forse a livello conservativo adesso potremmo dire qualcosa circa il fatto che vengono esposti così al sole, ma del resto questo bisognava fare. Vengono poi chiamati dei falegnami per fare delle casse, all'interno delle casse vengono posti i sarcofagi che poi in questa bella processione vengono portati al Nilo. Ma cosa ci permette ancora di scoprire il nostro archivio? E ringrazio la magnifica collaborazione con l'Archivio di Stato che ci sta permettendo di fare una scansione completa di questi dati, che voglio al più presto, quando saranno resi disponibili, che vengano messi online, seguendo anche le disposizioni, l'ultima disposizione del Consiglio Superiore dei Beni Culturali riguardo agli open data, che tutti i materiali fotografici ed archivio siano messi a disposizione della comunità. Quindi voglio che per sito sia il materiale fotografico sia documentario venga messo a disposizione online. Guardate queste tavole sinottiche in cui vi si fa una tipologia, con questi disegni fatti benissimo, si parte, vedete, da un sarcofago Cheresu ad altri sarcofagi antropomorfi, si fa una tripologia, si fa anche una genealogia, se ne dà la titolatura, e poi ad ogni sarcofago che vengono numerati, il numero 1 è il sarcofago di Hor, se ne fa una descrizione sia costruttiva sia un'identificazione dei testi che vengono poi copiati, come vedete qui, e commentati. Vedete più da vicino, qui vedete una genealogia, quindi il nome del proprietario Hor, poi sia il nome del padre sia il nome della madre, e vengono così messi in relazione, e la tavola sinottica che vi ho fatto appunto vedere, e più nello specifico la descrizione del sarcofago di Hor che è esposto nelle nostre gallerie. Voglio tornare un attimo al sarcofago di Harwa per farvi capire cosa poi il museo ha fatto da quando il materiale è arrivato. Ringrazio peraltro il lavoro che è stato coordinato dalla dottoressa Fiore Marocchetti, che ha permesso di formare un team di studio per lo studio dei resti antropomorfi contenuti all'interno dei sarcofagi. Quindi si è fatta la TAC oltre alla radiografia, e con la collaborazione con Manchester ha portato anche alla ricostruzione facciale di Harwa II. Quindi lo studio degli archivi, la corrispondenza fra i resti antropomorfi con i sarcofagi in cui vengono contenuti, lo studio e la diagnostica ci permettono letteralmente di ridare un volto a personaggi che pensavamo che ovviamente sono morti migliaia di anni fa. Lo scavo continua nella tomba di Parheru MNF, la KV 42, che era già nota da esplorazioni precedenti, grazie allo scavo italiano viene liberata dai detriti e documentata. Fra i materiali inediti presenti in archivio, lo schizzo misurato di pianta e sezione della tomba ed un intero taccuino di ballerini con il rilievo di scene e di testi. E guardate la qualità
di questi taccuini che, come vi dicevo, sono inediti e che voglio che presto siano messi a disposizione di tutta la comunità scientifica. Leggiamo ancora Ballerini, in una pagina scritta nel 1903, pagina 33. In una insenatura naturale della montagna, celato sotto l'altro ed antico strato dei materiali e dei detriti, un ritrovamento particolare fu quello di una cassa di medie dimensioni, che doveva essere stata avvolta da bende di lino finissimo, all'interno della quale si rinvenne, tutto avvolto in vari strati di bende, un feto umano. E veniamo alla KV-46, la tomba di Imhotep. Vi sono pianta e sezione che non sono mai state pubblicate, sono presenti dagli archivi di Ballerini in archivio, e peraltro vi posso anche dire che la mummia di Imhotep ci ha messo di fronte a un nuovo problema che siamo stati chiamati, che stiamo cercando di risolvere, ovvero ci siamo accorti che questa mummia che è esposta peraltro presenta due braccia sinistre e non corrisponde peraltro alla foto pubblicata da Schiaparelli nel suo volume della Valle delle Regine. Questo significa ovviamente che dobbiamo approfondire e quindi capite anche come lo studio dei materiali, lo studio dei reperti, lo studio degli archivi, l'attenta disamina delle fonti permetta poi di ritornare sulle proprie interpretazioni e di approfondire gli studi e di cercare di capire cosa sia successo. Altro elemento molto importante, ovviamente, sempre nel 1904 vengono scoperte le tombe di Imhotep, che è la KV-46, ma anche la tomba della principessa Akhmes, che è la KV-47. Ringrazio qui, le vedo entrambe presenti in sala, la dottoressa De Michelis e la dottoressa Borla, che l'anno scorso hanno dato un fondamentale aiuto per lo studio e l'interpretazione dei frammenti del telo di Akhmose, che ci ha permesso di fare una parziale ricostruzione, di esporlo. Sapete che ha una versione molto antica risalente appunto alla 17ª dinastia del Libro dei Morti. E ecco qui la KV-47, il momento dell'apertura del pozzo, e vi sono poi i frammenti delle bende con impronta delle collane e resti in cuoio colorato. Voglio poi farvi un attimo, soffermarmi un attimo sulla testa di Nebiri. L'ho citato prima, l'ho citato a proposito degli studi, quando parlavo di Mantegazza, di Sergi, gli studi di antropologia fisica, ho parlato dell'Ombroso, non ho citato però il fatto che a unirsi alla missione torinese ci fu il Marro come fisico-antropologo, a cui appunto era stato destinato lo studio dei resti antropomorfi. Viene scoperta nella Valle delle Regine questa testa, che appartiene al preposto alle scuderie Nebiri, con dei vasi canopi. Un risultato recentissimo, grazie ad un team internazionale di cui fanno parte fra gli altri la professoressa Salima Ikram e il professor Frank Rulli, ha portato ad analizzare il contenuto dei vasi canopi, soprattutto il contenuto del vaso contenente i resti del polmone, a farne un'indagine istologica, confrontando il tessuto del polmone di Nebiri rispetto ai polmoni recenti, e ad arrivare a questa conclusione, ovvero che grazie allo studio del polmone e alle deficienze polmonari possiamo attestare che questa mummia che Nebiri è morto per un arresto cardiaco, e questo lo possiamo documentare con certezza. Quindi vedete come anche lo studio archeometrico, l'indagine diagnostica, il portare assieme diverse competenze ci permette di ritornare sulle nostre collezioni e di fare delle considerazioni interessanti. Mi piace però, a questo proposito, a proposito di Nebiri, quindi la cui testa con i canopi viene portata a Torino, citare quanto ebbe a dire Schiaparelli, visto nell'ottica appunto degli studi di antropologia fisica.
e dice: ne rimaneva il capo in un meraviglioso stato di conservazione, e questo ci dà uno degli esemplari più caratteristici e più belli del tipo tebano, che per distintivi suoi particolari si differenzia da quelli degli abitatori di altre parti dell'Egitto e che non manca di riscontri nell'attuale popolazione della regione di Tebe. E infatti lui pubblica tre tavole, dalla 10 alla 12, in cui accanto alla testa di Nebiri vengono pubblicate delle foto degli abitanti di Tebe e vengono quindi fatto dei confronti fisionomici. Fra le tombe che vengono scoperte nella Valle delle Regine c'è ovviamente anche la tomba di Amon-Khopeshef, e nel 1904, adesso ci arrivo, viene scoperta, come tutti sapete, la tomba di Nefertari. Scoperta nel 1904, restaurata, anche un altro aspetto che non avevo citato ma che è fondamentale nell'attività di Schiaparelli. Quindi avevo iniziato dicendo che Schiaparelli viene molto spesso visto in maniera negativa rispetto ai giganti dell'archeologia come Fin de Spitri, ma vi avevo anche detto che bisognava fare una serie di considerazioni sul fatto, uno, che cerca di formare delle squadre con professionalità eterogenee che permettano una più chiara interpretazione di dati, due, che fa un attento uso della fotografia, tre, che si avvale di giovani collaboratori, in primis ballerini, con diverse professionalità che riescono a documentare con disegni, alcuni delle quali vi ho fatto vedere, di eccezionale valore. Quattro, però, Schiaparelli porta anche dei restauratori, a partire da Lucarini, che devono restaurare i monumenti in situ. E questa è una visione estremamente moderna che collega, e se volete possiamo ricollegarci alle nostre cose italiane, quello che oggi dice il dettato dell'articolo 9 della Costituzione. Pensate che l'articolo 9 della Costituzione, non so se ci avete mai pensato, è fra i principi fondamentali del nostro Paese. Viene prima dell'articolo 10, che parla del fatto che l'Italia riconosce il diritto internazionale, prima dell'articolo 11 in cui l'Italia ripudia la guerra, prima dell'articolo 12 che parla della nostra bandiera, bene, l'articolo 9 dice che alla Repubblica spetta la tutela e la promozione del bene culturale, fra i principi fondanti del nostro Stato. Ebbene, Schiaparelli questo quasi ante litteram comunque si rende conto dell'importanza della tutela e della preservazione dei siti, perché la tomba di Nefertari viene restaurata. Viene restaurata, ma viene anche documentata. Da grande uomo di museo quale egli era, si rende perfettamente conto che questa, che è una delle tombe più importanti che si siano preservate nell'antico Egitto, dalla moglie di Ramsete II, ovviamente non potrà essere trasportata a Torino, ma a Torino si potrà invece far fare un modello su scala 1 a 10, talmente verosimile, talmente importante, che il Paul Getty Institute nel 1986 venne proprio a Torino a studiare questo modello prima di recarsi in Egitto a restaurare la tomba. E l'importanza che noi abbiamo voluto ridare alla tomba di Nefertari si vede dal fatto che una sala è stata dedicata a Nefertari, non solo, ma che a questa attività che vi sto brevemente raccontando oggi sullo scavo della Valle delle Regine verrà dedicata anche un progetto espositivo con Nefertari al centro, progetto espositivo che vedrà il corredo di Nefertari andare a Leiden e si aprirà una mostra il 17 novembre, proseguire poi per San Pietroburgo. E questo servirà non solo a presentare, ma a valorizzare e approfondire gli studi su questa attività molto importante fatta da Schiaparelli. Vi voglio far vedere alcune delle foto magnifiche che verranno di nuovo ricostruite in una sala sepolcrale, in una camera sepolcrale che verrà ricostruita presso il museo Rijksmuseum van Oudheden di Leiden. Fra la documentazione abbiamo, oltre alle fotografie, abbiamo ovviamente delle piante e dei rilievi architettonici, ma abbiamo, vedete, una pianta e una sezione della tomba, e abbiamo anche questi
spunti inediti che ci è appena stato chiesto da uno studioso di Cambridge, Paul Van Pelt, che sta studiando i graffiti in ieratico della tomba di Nefertari, che dalla foto non si riescono a capire, e gli abbiamo spedito appunto questo appunto di Ballerini. Quindi vedete quanta ricchezza e quante informazioni si possono ancora ricavare dallo studio degli archivi. E a questo proposito permettetemi di fare una voce polemica, ma è importante che l'opinione pubblica lo sappia. Avrete sentito che due membri del Consiglio Superiore dei Beni Culturali si sono ritirati e si sono dimessi appunto per la poca attenzione che il MIBAC sta dando ai beni archivistici e bibliotecari, con una prossima assunzione solo di 25 funzionari, quando il fabbisogno della sola Toscana è di 37 persone. E l'importanza che gli archivi e le biblioteche hanno è una cosa che io non mi stancherò mai di dire qui dal museo, e voglio anche usare la visibilità che il museo ha per rendere tutti consapevoli che senza archivi non abbiamo le nostre radici, non abbiamo il futuro della nostra storia, ed è un patrimonio importantissimo da preservare tanto quanto i beni museali. Bene, ritorniamo a Tebe, siamo all'inizio del 1904, oltre allo scavo nella Valle delle Regine, la missione archeologica italiana scava, identifica e studia la stazione di riposo sulla montagna, che viene quindi visitata dalla missione, e le strutture abitative vengono documentate. E poi vengono studiate le cappelle rupestre di Ptah e Merzeghera. Spostiamoci un attimo a Deir el-Medina, il villaggio degli artisti del faraone, e brevemente, anche perché vedo che il tempo è inclemente, guardiamo nell'inventario manoscritto. Vi ho parlato di lettere, di taccuini, ma dell'inventario manoscritto, dove vengono segnati il numero dei reperti che vengono portati a Torino. Vedete innanzitutto quella S. Chi conosce i nostri numeri di inventario sa benissimo che abbiamo un duplice modo di inventariare i reperti: la C, ovvero il catalogo, che si riferisce alla collezione Drovetti, e la S, che sono i supplementi, che sono quei 18.000 numeri di supplemento che porta Schiaparelli. Allora, vedete come poi vengono sistematizzati. Ricordiamoci la lettera che Schiaparelli scrive a Rosa, la sistemazione delle casse, e i numeri che poi vengono dati quando le casse vengono riaperte. Vedete, dal 5.987 al 6.067 il santuario di Merzeghera, 6.127, 6.268, 1.905, e poi c'è la missione del 1906, ma una numerazione a parte, 8.209-8.649, viene data alla tomba di Ka, su cui mi voglio un attimo soffermare. Ovviamente un altro elemento fondamentale per capire l'attività di scavo sono quelle delle relazioni ufficiali e delle lettere, e adesso vi leggerò un estratto scritto il 20 febbraio 1906 al Ministro della Pubblica Istruzione, e ringrazio soprattutto il lavoro che ha fatto Paolo Del Vesco per localizzare le attività di scavo nelle varie missioni che si susseguono a Deir el-Medina. Voglio, prima di parlarvi del ritrovamento della tomba di Ka, farvi vedere brevemente un video, se riesce a farmelo partire lei, o forse ci riesco io, ci dovrei riuscire io, che ci ha fatto l'Istituto IBAM del CNR di Catania, che vedete nelle sale espositive, che permette di rendere più fruibile la Cappella di Maia. Come sapete, la Cappella di Maia nel nuovo allestimento è stata spostata, adesso si trova esposta dietro alla statua di Pendua e Nefertari, è stata spostata per permetterne innanzitutto una conservazione migliore, adesso è in una teca trasparente che la rende visitabile e fruibile senza che la gente entri e che quindi si aumenti l'umidità, e soprattutto grazie a questo breve video si è potuto cercare di fare delle ricostruzioni e delle ipotesi iconografiche ricostruttive che permettano di capire come fosse questa cappella della XVIII dinastia.
Bene, 1905, Cappella di Ca e Cappella di Maia vengono ritrovate, la cappella della tomba di Maia viene riportata a Torino, anche qui è fondamentale il lavoro del Lucarini, e si torna a scavare nella necropoli occidentale nel 1906 e vi leggo cosa il 20 febbraio del 1906, quindi 5 giorni dopo la scoperta della tomba di Ca, Schiaparelli scrive a Sua Eccellenza il Ministro della Pubblica Istruzione. Eccellenza, mi è sommamente grato di comunicare a Vostra Eccellenza che dopo alcune settimane di permanente lavoro nella parte della necropoli tebana, che è disegnata sotto il nome di Deir el-Medinet, questa missione scoperse una scala scavata nella montagna che scendeva profondamente nella medesima e dava accesso ad una tomba intatta. La tomba apparteneva al defunto Ca, primo intendente della necropoli tebana, circa il fine della dinastia XIX o il principio della XX, Sikh. Devo dire che poi nella versione di ottobre Schiaparelli subito si corresse nella versione definitiva e disse che la tomba apparteneva, lui disse, alla fine della XVIII dinastia. E nella medesima tomba era seppellita sua moglie Merit. La scala si rinvenne murata nella sua parte inferiore, murato anche il corridoio che ne seguiva, e chiusa del pari con saldissima porta di legno era la camera sepolcrale, che vi si rinvenne perfettamente intatta e tutta piena di materiale funerario nella medesima posizione in cui era stato disposto al momento della chiusura della tomba. Lungo la parete di fronte alla porta era un grande sarcofago di legno, incatramato, che includeva una cassa a forma di mummia, completamente dorata, con la mummia della moglie del defunto, Merit. La mummia di Ca era in altro maggiore sarcofago di legno incatramato che occupava la parete attigua. Essa era chiusa in altre 2 casse colorate e dorate, ornate da bellissime ghirlande di fiori e sulla quale era disteso più volte piegato un papiro lungo 15 metri con bellissime miniature contenenti le preghiere del culto dei morti. Lungo l'altra parete era il letto nuziale, di fronte una piccola statuetta del defunto inghirlandato e tutto in giro tavole imbandite di ogni specie di vivande, di focacce, di frutta, mucchi di rame di sicomoro, di perse, a cassette vari di terra e di alabastro, su pelletti, li mobili di ogni specie ingombravano la camera in modo che a malapena rimaneva nel mezzo un piccolo passaggio. Ci stiamo ora occupando ad inventariare e imballare il materiale rinvenuto. Appena basteranno 50 di casse, le quali per la massima parte speriamo di poter avere per il Museo Egizio. Durante questo primo periodo di lavoro, la missione ha pure rinvenuto altri pregevoli materiali, che occuperanno altre 20 casse, e anche queste destinate al Museo di Torino, per cui la corrente campagna iniziata da meno di 2 mesi si annuncia fin d'ora assai promettente. Voglio gradire eccellenza ai sensi del nostro profondo ossequio. Nel 9 ottobre Schiaparelli, nella sua relazione definitiva che manda al Ministero, corregge, come vi ho detto, la datazione abbassandola dalla 18ª dinastia e poi dice che per il Museo di Torino sono pervenute ben 23 casse. E come sapete, ben 93 casse, scusatemi. E come sapete, questa è una delle foto che furono fatte non appena la camera sepolcale fu aperta, e vi mostro anche qui il brevissimo video che è stato fatto di nuovo dal Libam, mettendo assieme il materiale, le foto storiche, le lastre di Schiaparelli, rendendole immersive e riscendendo nel pozzo che, come sapete, la parte della terrazza superiore era in parte crollata, vi era poi una scala murata, una seconda scala murata. Rispetto al calpestio, e la pianta di Schiaparelli ce lo fa vedere in maniera molto chiara, vi era una profondità di 8,50 m, ci si trova di fronte alla camera sepolcrale, la porta in realtà non viene aperta ma viene fatta crollare verso l'interno e all'interno si trovano questi 550 reperti che per la quasi totalità pervengono a Torino, con eccezione di un paio di vasi, di una lampada di bronzo, il cui supporto però proviene a Torino. Allora, questo lavoro di documentazione che abbiamo fatto e che ha fatto nella fattispecie l'architetto Gabellone del Libam, rendendo fruibile, dando
quello che a me piace chiamare la quarta dimensione, ovvero cercando di ricostruire quel momento della scoperta, al contempo è un materiale estremamente utile che può servire agli studiosi per studiare alcuni reperti. Ma di cosa sto parlando? Di più di 300 reperti si è fatta, guardate, qui partiamo dalla pubblicazione del 27 di Schiaparelli e quindi dalla contestualizzazione, ma poi si è fatta una modellazione 3D di più di 300 reperti, che quindi adesso sono disponibili per gli studiosi, che i reperti quindi possono ruotare, possono essere studiati da chiunque li voglia analizzare. Ovviamente siamo partiti facendo una scansione 3D della maschera di Merit. Come sapete poi, sono state a più riprese fatte TAC e radiografie delle mummie di Kha e Merit. Vediamo qui la mummia di Kha che è coperta da gioielli che adesso possono finalmente essere fruiti grazie alle indagini diagnostiche. Ma molto interessante, e qui mi collego anche a parte del studio portato avanti dalla dottoressa Borla e dalla dottoressa Oliva sui tessuti, perché lo studio dei reperti antropici significa anche studiare i tessuti, con delle scoperte molto interessanti. Innanzitutto, lo studio come collante della gomma di pistacia fra le bende di lino. E adesso vi faccio poi vedere di nuovo una bella radiografia di Merit e la presenza, e questo fra l'altro è stata una cosa molto interessante che è emersa l'anno scorso durante i lavori di riallestimento. Abbiamo visto come molti dei tessuti, qualora non fossero stati danneggiati dall'esposizione alla luce, si presentavano come rossi e non gialli, e le analisi poi ci hanno fatto vedere come in realtà fossero coperti da uno strato di realgar che adesso si è trasformato in parerealgar, una sostanza molto preziosa, come sapete, le analisi chimiche lo attestano. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché a partire da Bruyère ci si è sempre chiesti come mai non fossero stati trovati vasi canopi. E ci si è sempre detti che la sepoltura di Kha e Merit, la loro mummificazione, fosse stata una mummificazione piuttosto approssimativa. Del resto, come sapete, vi è un libro dei morti appartenente a Merit presente a Parigi, e già Bruyère aveva ipotizzato che in parte della terrazza crollata vi potesse essere un spazio annesso che conteneva parte del materiale funerario, fra cui i canopi. In realtà le indagini diagnostiche fanno vedere in maniera incontrovertibile che sia i resti non c'è stata eviscerazione, non c'è stata excerebrazione, però il materiale usato ci fanno al contempo capire che si è trattato di una mummificazione comunque di altissimo livello, dove probabilmente sono state usate del materiale antisettico che ha permesso la preservazione di queste due mummie. Ma Kha ci preserva ancora una serie di domande, di incognite a cui non sono state risposte. Se guardate la pubblicazione di Schiaparelli del 1927, a pagina 125, Schiaparelli fa un'analisi di alcune dei materiali che sono stati ritrovati, un'analisi dei legni, un'analisi dei semi di carruba, cerca quindi un approccio multidisciplinare per capire quale fosse il contenuto di questa tomba. Noi, assieme all'Università di Tor Vergata e assieme al CNR, con la collaborazione di Oxford, e ringrazio qui ancora il dottor Ferraris e la dottoressa Borla per la scelta dei materiali e per avere sviluppato questo progetto, andremo ad Oxford facendo delle indagini non invasive, quindi avendo la tutela al centro, per cercare di capire quale fosse il contenuto di alcuni reperti che sono stati selezionati e quindi per capire quale fosse il contenuto di questi.
è un'attivazione neutronica che dovrebbe permetterci di analizzare 7 vasi di piccole dimensioni in alabastro contenente oli, 2 coppe di bronzo, 2 vasi terracotta. Sapete che l'archeologia dei materiali biologici sta prendendo sempre più piede, l'analisi del residuo, e speriamo questo ci permetta di capire quale fosse il contenuto di questi vasi. Il mio sogno è di arrivare nel 2024, che non voglio che non sia un anno che non passi indifferente, forse non dovendo più scrivere una lamentazio come quella che si è scrisso Curti nel 1852, e arrivando a un'edizione completa della tomba di Ka. Vi voglio ancora, però vi voglio riportare agli archivi, perché il materiale che abbiamo è meraviglioso. Vi voglio far vedere alcune piante e note di scavo di numerose tombe ad Er el Medina datato al 1909. Guardate la mano meravigliosa di Ballerini. E guardate, e ringrazio ancora il lavoro di Paolo Del Vesco e la collaborazione con Cédric Gobel dell'IFAO, perché stiamo arrivando anche a firmare un memorandum of understanding con l'IFAO, perché è naturale che questo museo collabori con l'Istituto Francese d'Archeologia Orientale, che tuttora scava. Fra l'altro, Cédric Gobel vorrebbe riporre al centro della sua indagine anche la TT8, la tomba di Ka, il suo pozzo, per fare delle prospezioni e delle planimetrie accurate, che poi potremo correggere anche nel modello, in un'ottica però di collaborazione. Vorrei che tutto quello che viene prodotto, sia a livello scientifico sia a livello di apertura di divulgazione, venga poi anche riproposto, ovviamente in Egitto, paese amico, condizio sine qua non per la nostra esistenza, e paese con cui vogliamo sempre più incentivare la collaborazione. E vedete anche qui le foto di interni di tombe. Fatemi mostrare solo alcune di queste foto per farvi capire la valenza. Partiamo dalla tomba di Senegem, arriviamo poi a Pashed, tomba di Ken, Neferabu, e la tomba 217 di Ipui. E guardate, qui abbiamo le due fasi: la tomba come viene trovata e la tomba poi come viene sistemata e restaurata. E concludo semplicemente facendovi vedere queste due anfore. La ricerca che sta portando avanti Paolo Del Vesco sta permettendo di ricapirne la localizzazione. Ma ormai io ho finito il tempo, non voglio indugiare su questo, vi voglio solo dire però l'importanza di questo. All'interno di queste due giare, ritrovate durante lo scavo, si sono trovati rotoli in perfetto stato di conservazione che erano contenuti appunto nel loro interno. I 46 papiri che compongono l'archivio si datano fra il 188 e il 101 a.C. e riguardano per la maggior parte contratti di vendita o di affitto di terreni e abitazione, ma anche di servizi di liturgia nel Tempio di Hathor, che erano una fonte di reddito per i sacerdoti. Questi documenti integrano così altri papiri bilingui coevi, già arrivati a Torino con la collezione Drovetti, come l'archivio privato di Amenotes, figlio di Oro, e della sua famiglia, imbalsamatori attivi nella necropoli tebana. Ebbene, spero di avervi fatto vedere quanto ci sia ancora da fare in questo museo che si accinge a compiere i 200 anni. Quanto ci sia ancora da studiare. Vi posso annunciare innanzitutto, l'ha presentato lei in maniera magistrale, il lavoro che sta facendo la dottoressa De Michelis di ricomposizione di papiri e di restauro, lavoro che in parte già magistralmente è esposto con i risultati del papiro delle miniere, lavoro che sta procedendo, e accanto ai testi religiosi e rituali abbiamo un archivio importantissimo, un archivio ieratico di testi amministrativi, e stiamo mettendo assieme un team internazionale capitanato dall'Università di Leiden, il professore De Maré e Ben Haring, ma con la collaborazione dell'Università di Oxford, di Copenaghen, di Liegi e di Basilea e di Monaco, per studiare i papiri e per arrivare a una comprensione più oggettiva del nostro materiale,
a uno studio, una diffusione alla comunità scientifica e anche a una consapevolezza della comunità in cui essa è inserita. Io lo cito molto spesso, ma mi piace citarlo perché lo trovo una cosa fondamentale. Montebello, che è stato lo storico direttore del Metropolitan Museum of Art, peraltro fondato da un torinese, ebbe a dire che nessuna istituzione culturale può avere l'arroganza di pensare di esistere per diritto divino, ma si deve conquistare la sua esistenza ogni giorno. Beh, io penso che la ricerca e lo studio siano fondamentali. E ve l'avevo promesso, finisco citando il professor Roccati, in questo bel saggio che scrisse nel 2006, ricordando nel volume appunto raccolto da Beppe Moiso, e parlando del lavoro di Schiaparelli, finisce il suo intervento in questo modo. Il lavoro sui materiali procurati da Schiaparelli, anche nel senso di una ricerca per elementi complementari e una migliore contestualizzazione, fa ormai parte della storia successiva dell'egittologia. Preme ribadire in ogni caso che il percorso dei cimeli non si arresta nel loro deposito in un edificio museale e che la migliore tutela esercitata nei loro confronti consiste precisamente nella promozione degli studi. Lo trovo di una modernità, la tutela che passa attraverso la ricerca, lo studio, l'identificazione culturale. La tutela non è semplicemente conservazione passiva e attiva, ma è promuovere gli studi e rendere consapevoli di quelli che si ha. Scoperte che possono rilevare significati più profondi, non immediatamente apparenti, tanto dagli oggetti quanto dal loro ambiente, costituiranno una tappa ulteriore della disciplina, meno museocentrica o legata a una documentazione di scava, ma proiettato verso esigenze di una società più consapevole e matura. Grazie. E adesso, per riprendersi, spero di non avervi tediato troppo, c'è una pausa caffè e ci ritroviamo fra un quarto d'ora. Sì, ci ritroviamo fra un quarto d'ora.
Onore e piacere presentare la dottoressa Betrò e la professoressa Betrò, che non ha bisogno di presentazioni, però permettetemi presentazione personale. Io dico sempre che la professoressa Betrò è la condizio sine qua non per il fatto che io sia qui oggi. Ho avuto la fortuna lavorare con lei durante gli anni di dottorato, di confrontarci su testi religiosi, soprattutto su testi cosmografici del Nuovo Regno, e come sapete la professoressa Betrò è largamente citata e ammirata da Asman per il suo lavoro sui testi di Luxor, sui testi solari, per cui per me è stata una maestra grandissima, imprescindibile. Ho sempre apprezzato poi il suo approccio metodologico e la sua visione d'insieme della civiltà egizia. Infatti, oltre i suoi studi sulla religione dell'Antico Egizio, poi dell'Antico Egitto, parte fra l'altro come demotista, lavora ormai da anni senza soluzione di continuità, se non per i noti fatti che coinvolgono l'Egitto. Dal 2003 lavora nella necropoli tebana, Drabu el Naga. Lo scavo è cominciato per la documentazione della tomba TT14, la tomba che apparteneva al sacerdote Ui, un sacerdote addetto al culto del faraone divinizzato Amenofi I. Peraltro sapete che noi conserviamo qui a Torino un importante papiro sul culto di Amenofi I, la parte inferiore, la parte superiore si trova al Cairo, è un manoscritto che fu comprato da Schiaparelli, ma probabilmente trafugato dagli operai durante gli scavi e poi ricomprato dallo stesso Schiaparelli. Dopo lo studio della TT14, ho avuto la fortuna di essere presente anch'io, da un corridoio si trovò un'apertura verso un'altra tomba che non era documentata fra le tombe tebane, quindi non ha un numero TT, ma le fu dato il numero Midan 05, e sono delle tombe, è una tomba che è data attorno al 1500 a.C. Scavando poi la corte sono stati trovati degli altri pozzi e siamo tutti curiosi di ascoltare quali sono le novità della missione, da cui io manco da troppo tempo, ma spero di poterle raggiungere presto. Professoressa, prego. Bene, io grazie, ringrazio il nostro direttore per questa presentazione lusinghiera, fin troppo generosa. Sono orgogliosa di averlo avuto tra i miei dottori di ricerca, spero davvero che possa tornare con noi in una missione che l'ha visto diverse volte, appunto, come ricordava. E sono felicissima di essere qui oggi a festeggiare il nostro José Galán e in questa occasione, in questa mattinata dedicata all'archeologia tebana, in particolar modo dedicata ora a Drabu el Naga. Ringrazio quindi gli organizzatori per questo invito, con vivo piacere. Dunque, io vi parlerò di quelle che sono un po' le scoperte più recenti fatte appunto fatte dalla missione dell'Università di Pisa a Drabu el Naga. In particolar modo quello di cui vi parlerò sono i risultati della missione del 2014, quando per l'appunto abbiamo lavorato molto nella corte e abbiamo portato a termine lo scavo di un pozzo esterno nella corte. Il titolo che ho scelto, Volti nell'oscurità, è un po' un titolo duplice. I volti nell'oscurità sono i volti che traiamo fuori dall'oscurità delle camere funerarie, sono i volti dei sarcofagi, degli individui che sono rimasti seppelliti lì nei millenni, nei secoli, ma i volti nell'oscurità sono anche i tanti volti a cui non sappiamo dare un nome, forse non sapremo mai dare un nome, l'identità di persone che abbiamo incontrato in questi anni di scavo, proprietari, occupanti di queste tombe e di cui sappiamo ancora pochissimo. Bene, quella che vedete qui è una visione appunto della zona in cui lavora la concessione. È la parte nord del settore di Drabu el Naga Nord, l'area della missione di cui vi parlerà poi il dottor Galán è in realtà subito all'esterno, subito al limite sinistro della foto che state vedendo. L'area invece della nostra concessione è quella che vi ho segnalato appunto lì. Come voi potete vedere, quest'area è un'area
questo carattere lunare, questi crateri che si aprono nel terreno di quest'area, denunziano un'area che ha subito un saccheggio estensivo, un saccheggio molto intenso nel corso del XIX secolo in particolar modo e dei primi del XX secolo, prima ovviamente che il servizio di antichità mettesse fine a questi scavi. Il motivo per cui quest'area è stata così pesantemente saccheggiata, noi lo vediamo, cerco di indicarvi col mouse, ecco, noi lo vediamo qui. Questo edificio che vi sto citando, che vi sto mostrando, sono le assisi di fondo di una piramide in mattoni crudi, che fu costruita come tomba, o comunque come segnacolo della tomba, di uno dei re della XVII dinastia. Drawel Naga, infatti, è un settore che ospitò in quest'area, proprio nell'area che vi sto indicando, ospitò le tombe degli ultimi sovrani della XVII dinastia e probabilmente, non in quest'area, ma più spostati, ci dirà cose meravigliose, sicuramente cosa Galan, spostati nel settore comunque di Drawel Naga Nord, anche tombe dei re della famiglia reale, degli inizi della XVIII dinastia. Tutto ciò ha portato questo accanimento anche perché nel 1827, casualmente, gli abitanti di Gurna, che operavano nella zona, si imbatterono proprio nella camera funeraria prima del re Antef Nubkheperra, uno di questi re della XVII dinastia, e poi via via in camere funerarie di altre tombe dei re che sono in quest'area, e arrivarono sul mercato antiquario tutta una serie di oggetti meravigliosi. Questo per esempio è il sarcofago dello stesso Antef Nubkheperra, che è esposto al British Museum insieme a gioielli come questo celebre scarabeo in oro e diaspro verde. Non posso citare qui tutto, ma l'Eden per esempio conserva, e Christian Greco lo conosce benissimo, il meraviglioso diadema d'argento di questo stesso re. E mano a mano arrivarono sul mercato da qui fino al 1850 tutta una serie di oggetti che appartenevano a tombe di questi Antef. Quindi questo spiega come quest'area fosse diventata un'area estremamente appetibile per i saccheggiatori, per gli abitanti della zona, e noi l'abbiamo tristemente sperimentato nel nostro lavoro sull'area. Questa che spero vediate è la pianta di quella che è attualmente la nostra concessione. Come ricordava Christian Greco, noi siamo partiti da la piccola tomba TT14, la tomba tebana che vedete appunto qui in basso sullo schermo, che era l'unica tomba appunto denominata TT, classificata, nota, anche se l'indagine dei settori funerari non era mai stata portata a termine, nemmeno lo studio e la pubblicazione. Però da qui poi, dopo il 2003, anno in cui comincia la nostra missione, un anno dopo quella appunto della missione spagnola di José Galán, e dopo mano a mano sono venute alla luce altre tombe. Qui vedete, in totale abbiamo oggi 5 tombe. La tomba è una tomba del terzo periodo intermedio, la tomba più grande e antica, la tomba Midan 05, notate che noi, come diceva Christian Greco, continuiamo a usare l'acronimo Missione Italiana Drawel Naga 05-2005, l'inizio dello scavo, perché ancora non abbiamo il nome di il primo proprietario, ma nemmeno del secondo e nemmeno del terzo occupante di questa tomba, quindi uno di quei volti che restano nell'oscurità. Quindi Midan 05, e poi nel 2010 la scoperta di queste due tombe, T1 e T2, che sono due tombe che da molte caratteristiche sembrano coeve a Midan 05, forse appartenenti alla stessa famiglia, e che non abbiamo ancora scavato. Vi nominerò, e quindi vi faccio vedere ora, due pozzi funerari. Uno è il pozzo interno alla tomba, il pozzo F, situato in questa camera della tomba, e uno invece il pozzo scoperto nel 2011 all'esterno della corte e scavato per l'appunto nella scorsa missione. Bene, qui vedete un attimo una foto della corte della missione nel suo lato sud. Vedete anche questa singolare struttura in mattoni di cui probabilmente non avrò il tempo di parlarvi in dettaglio. La configurazione che noi abbiamo trovato è quella di un cluster di tombe, un raggruppamento di tombe intorno a quella che è una tomba principale, una tomba più antica, in questo caso per l'appunto Midan 05. Le tombe si dispongono sui lati della corte, a satellite, diciamo, incoronano un po', incorniciano la tomba principale. Qui abbiamo per l'appunto TT14,
tra TT14 e la tomba Midan viene scavata questa tomba secondaria del terzo periodo intermedio, la tomba è, qui vedete il pozzo di cui parleremo tra poco, P3, e in quest'altra invece foto, intanto vedete qualcuno che conosciamo bene di questo museo, anche lui un membro della missione, fa finta di niente in questo momento, ma è il curatore Paolo Del Visco, che è qui alla stazione totale, e qui abbiamo invece un altro mio allievo, Emanuele Casini, al momento dottorando all'Università di Basilea. Dunque, questo è il lato nord della corte, dove si affacciano le due tombe T1 e T2, come vi dicevo. Qui vedete le porte sono murate, ovviamente misura di precauzione, non essendo tombe ancora scavate, quindi non hanno un loro cancello, ma non le lasciamo aperte. E vi faccio notare un altro elemento caratteristico, che sono le finestre ai lati di queste due tombe, un elemento che condividono con la tomba Midan 05. Dunque, per avere un'idea a 360 gradi di come si presenta la situazione, vi faccio vedere uno spezzone della ricostruzione del modello digitale che abbiamo fatto della Corte. Noi abbiamo lavorato molto con i modelli digitali e con le scansioni sin dal 2004. Nel 2004 fu fatto il modello di tutta la tomba tebana 14, un modello allora navigabile, interattivo, fatto da professionisti e con strumentazione notevole. Abbiamo poi anche fatto il modello con scansione laser, sempre di quella che è la tomba Midan 05. Qui vedete soltanto un brandello di inizio della tomba perché non sono raccordati i due modelli. Ora ormai lo facciamo, non lo facciamo più con mezzi strepitosi, ma lo facciamo come strumento scientifico per noi, con i mezzi homemade che sono disponibili. Allora, guardiamo un secondo per l'appunto questo modello digitale che è stato fatto da Emanuele Taccola, un tecnico del laboratorio di disegno del Dipartimento e membro della missione. Allora, voi vedete innanzitutto la scala di cemento moderna che il Supreme Council costruì per accedere a TT14. Tenete presente che tutta quest'area era seppellita sotto 5 metri di detriti e di sabbia che noi abbiamo scavato. L'unica area accessibile era proprio TT14 con la sua scala di cemento. E vedete poi appunto il pozzo e la rampa di mattoni. Dunque, la tomba Midan 05, che è un po' la protagonista oggi della mia comunicazione, è una tomba che ha conosciuto una storia lunga, lunga di millenni, dal 1530 a.C., che è più o meno la data che posso dare oggi di inizio di questa tomba, noi arriviamo fino all'epoca romana, quindi è una tomba che ha avuto una storia molto lunga e continua di occupazioni. Noi ora tralasciamo, infatti ho tagliato nella foto tutta la parte di TT14, ma concentratevi sulla sola tomba Midan. La scala cromatica vi indica dal giallo più chiaro via via ai colori più scuri la successione nel tempo delle occupazioni e delle trasformazioni della tomba. Apparentemente Midan è una tomba a T, la classica tomba tebana a T, però in realtà vi sono degli elementi di anomalia molto forti. Notate innanzitutto che la porta principale non è in asse, come ci aspetteremmo, con il corridoio della tomba. Cioè l'asta della T non è praticamente in asse con la porta. E invece la porta è in asse con questa cappella. Questo già ci dice che in origine era quella cappella, il centro, il fulcro, dell'area di culto, di una sala trasversa più piccola, questa che vedete indicata in giallo. In un secondo momento la tomba è stata ampliata ed è stato costruito il corridoio. Quindi noi abbiamo non assialità porta-corridoio, assialità della porta con la camera D, dove c'è, notate, il pozzo più antico della tomba, il pozzo F, e asimmetria delle ali della sala trasversa. Un elemento che appartiene alla fase originale, molto importante per la storia dell'architettura funeraria tebana, è la finestra di Midan. Abbiamo visto le finestre di T1 e T2, ora ci concentriamo sulla finestra. Quello che vedete qui in alto non è ovviamente tutta la luce, tutto il vano della finestra. La finestra in realtà è chiusa, e lo vediamo bene in questa ortofoto, è chiusa, fu trovata da noi chiusa da tre file di mattoni di fango crudi legati con malta. In origine dovete immaginare, non all'origine in cui non aveva chiusura, ma nella seconda fase di trasformazione i mattoni si estendevano anche sopra, chiudevano completamente la finestra. Poi vedremo perché chi lo fa. Ora, le finestre non sono un elemento
frequente nelle tombe tebane. Le finestre sono un elemento molto raro, in realtà sono attestate solo nella 18ª dinastia e si concentrano in due periodi della 18ª dinastia. La prima parte è proprio dagli estremi inizi fino ad Hatshepsut Tutmosi III, quindi più o meno fino intorno al 1480 a.C., la seconda parte più o meno intorno all'età amarniana. Nella Sarvi, preziosissima Sarvi della necropoli tebana fatta da Frederike Kamp, in realtà si contano su centinaia e centinaia di tombe, non so esattamente quante ne sono, sicuramente 450, 500, non ricordo, su tutto questo numero alto di tombe, solo 16, forse 17, una è di tipologia incerta, tombe presentano finestre. E 9 o 10 di queste si datano a questa prima parte, agli inizi della dinastia. Quindi Midan, T1 e T2 portano un numero, diciamo, significativo di nuove tombe con finestre. Ma la cosa interessante poi è che tutte queste tombe hanno finestre appaiate, finestre in coppia, 2, 4, 6. Le sole tombe di cui abbiamo evidenza certa archeologica con finestra unica sono proprio le tombe di questo cluster, diciamo, che sta scavando, indagando la missione di Pisa. Ora, qual è il significato di queste finestre? Lo studioso Eberhard Siobeck aveva pensato che fossero un passaggio, una fase di transizione nell'evoluzione della tomba tebana, dalle antiche tombe a Saf, le tombe a pilastro del primo periodo intermedio e medio regno, e mano a mano secondo periodo intermedio, alla tomba T della 18ª dinastia. In realtà oggi non è più possibile affermare questa cosa. Noi sappiamo benissimo, c'è un bellissimo convegno che tra l'altro aveva organizzato proprio il nostro Cosa Galan sulla creatività e l'innovazione nella 18ª dinastia, sappiamo benissimo che in realtà questo periodo degli inizi della 18ª dinastia non vede un'evoluzione così lineare, ma vede tanti fili, tanti esperimenti, creatività varie che vengono messi in opera allo stesso tempo. Abbiamo i personaggi più tradizionalisti che continuano a scegliere il modello della tomba Saf, abbiamo le persone più innovative, più rivoluzionarie che vogliono sperimentare nuove tombe, quindi la tomba T con o senza finestre. Quindi non è una tappa, probabilmente il significato della finestra è un significato cultuale legato ancora una volta alla religione e al culto solare, che è la parte proprio legata all'area esterna e alla sovrastruttura delle tombe. Ne ho parlato in un articolo che è in stampa ora, ho trattato proprio questo argomento. Bene, la finestra quindi di Midan ci permette di datare questa tomba con certezza alla 18ª dinastia, ma abbiamo in realtà degli elementi che ci permettono oggi di circoscrivere ulteriormente questa data. Forse voi non riuscite a vedere la sezione del pozzo. Comunque, la datazione fondamentale ci è data da una serie di frammenti, centinaia di frammenti in realtà, di sarcofagi del cosiddetto tipo Rishi, i sarcofagi piumati che furono raccolti sul pavimento, schiacciati, come li vedete lì, vedete le piume, le penne di questa particolare decorazione di sarcofagi, che sono attestati nel secondo periodo intermedio. Furono trovati in una camera, delle quattro camere situate alla base, sul fondo del pozzo che vi facevo vedere prima, il pozzo F interno. Ora, Gianluca Mignasci, che era all'epoca un altro mio dottorando, oggi ricercatore all'Università di Pisa, aveva nella sua tesi di dottorato pazientemente raccolto tutti questi frammenti, li aveva posizionati sul modello di un sarcofago Rishi e aveva poi studiato e pubblicato nel 2011 il suo studio su questa tipologia di Rishi. E Gianluca Mignasci ha mostrato come i sarcofagi Rishi non vadano oltre il regno di Tutmosi I. Quindi assolutamente impossibile trovare sarcofagi Rishi in una tomba che si dati dopo. Cioè, è possibile trovarli se vi sono stati portati, ma se erano, diciamo, lì in sede, come questo il caso, la tomba non può datarsi oltre Tutmosi I. E questo ci dà quindi una data importante e ci dice un'altra cosa, che siamo davanti a uno dei primissimi esempi di tomba T. Quindi Midan importante per la storia dell'architettura funeraria tebana.
Ora, qui in questo schema ho un po' sintetizzato, riassunto abbastanza schematicamente, le varie fasi di occupazione della tomba. Allora, la prima fase l'abbiamo vista, il gruppo occupanti A non può scendere oltre il 1500, probabilmente da porre un po' prima, verso il 1500 avanti Cristo, quindi la tomba con finestra, i sarcofagi risci. La seconda fase è quella in cui la finestra viene chiusa e la tomba viene ampliata, viene interamente intonacata all'interno e rivestita di pitture murali, pitture di cui purtroppo oggi ci restano pochissimi resti, pochissime scene, e anche in questa fase la facciata, o almeno una parte della facciata, viene decorata, scolpita a rilievo, forse una stele, forse una parte più significativa, abbiamo trovato solo dei frammenti. Questa fase la possiamo più o meno situare tra Tutmosi III e Amenofi II, quindi non oltre il 1400. Poi abbiamo la terza fase, che è quella di cui parleremo poi di più tra un po', che è quella del cosiddetto gruppo di occupanti C, come li chiamo qui, sono quelli che hanno scelto come sede delle proprie sepolture il pozzo all'esterno, il pozzo Pitri. Infine ho ammucchiato un po' insieme quelle che in realtà sono diverse, probabilmente, occupazioni. La quarta fase, quella del primo millennio avanti Cristo, che poi in realtà continua anche un po' nell'epoca romana, dove invece ci sono delle interessanti cose. Per esempio, questi occupanti tornano a farsi seppellire nel pozzo F, nel pozzo all'interno della tomba. Trovammo all'epoca, nel 2006, bellissimi set di amuleti funerari, parti dei loro corredi. Questo gruppo è anche quello che rifà tutta la corte all'esterno. Quello che noi vediamo oggi è il risultato di questa ristrutturazione di età saitica, ed è anche la gente che ci ha lasciato un'evidenza molto interessante dei rituali che venivano fatti nella corte. Qui vedete alcune delle pitture che ci sono rimaste nella tomba. Purtroppo, io ho sempre detto che Midan è la tomba degli analfabeti, una tomba in cui anche quando abbiamo pitture non riusciamo ad avere iscrizioni geroglifiche, non abbiamo appunto, sono state completamente slavate via le iscrizioni geroglifiche, quindi non abbiamo nomi, titoli del proprietario, che vediamo però lì con la moglie, con due figli maschi che gli fanno offerte floreali davanti. C'è anche qui la figlia femmina, la sua figlia amata, nome ovviamente cancellato. Vi dicevo che la facciata fu scolpita. Noi abbiamo trovato tutta una serie di frammenti di questi blocchi scolpiti, trascinati dalle alluvioni che a volte dal deserto colpiscono, diciamo, quest'area, le piogge monsoniche che colpiscono il deserto e creano fiumi di fango che invadono le tombe di quest'area. Dunque abbiamo trovato questi blocchi lì, o qualcuno anche sul pavimento. E qui ne vediamo uno che conserva quello che probabilmente era il ritratto del proprietario di questa seconda fase, ovviamente rigorosamente senza nome, senza titoli. E poi ci siamo divertiti a fare piccoli puzzle con tutti i frammenti. Questo per esempio ricompone la parte di un inno, di una preghiera a una divinità, in cui ovviamente la preghiera è recitata dal nostro proprietario, ma la cosa interessante studiando è che qui si parla di una donna, Jed S, e la dice, cioè fino a quella colonna è il proprietario che parla e che rivolge la sua preghiera, da questa colonna in poi parla la moglie, probabilmente la stessa che era rappresentata nelle pitture all'interno e che doveva essere raffigurata dietro il marito in atto di adorare il Dio. Bene, questa serviva un po' come introduzione alla tomba. Vediamo adesso che cosa posso dirvi del pozzo. Dunque, il pozzo, come vi dicevo, trovato nel 2011, è stato scavato nel 2014. È un pozzo profondo circa 6 metri e mezzo e presenta tre camere funerarie, una a metà altezza, la stanza K, e due sul fondo. Normalmente le camere a metà altezza sono spesso realizzate dopo, ma qui abbiamo invece la prova che sono tutte e tre camere coeve fatte nello stesso momento. E all'interno abbiamo trovato materiale che appartiene alla stessa fase culturale, che è quella, come vi dicevo prima, tra la fine della XVIII dinastia e gli inizi della XIX. In fondo al pozzo noi abbiamo trovato uno strato interessante di inumazioni fatte
individui mummificati, avvolti in bendo e in sudari, ma chiusi in stuoie di canne e corde. È un tipo di sepoltura in realtà molto frequente nella storia dell'antico Egitto e della necropoli tebana. Se ne parla pochissimo perché sono tombe più povere, sono sepolture che non hanno oggetti di corredo e che perciò non sono databili, ma in realtà sono attestate dall'età predinastica fino a molto tardi. Poi vedremo qualcosa. Queste sepolture hanno costituito una specie di barriera ai ladri moderni, che ovviamente non sto a parlare dei ladri antichi. I ladri antichi hanno ovviamente ampiamente visitato le camere di questo pozzo, l'hanno saccheggiato. Quando prima Christian Greco ci faceva vedere Schiaparelli che deprecava il sepolcreto trovato nella tomba di Caim Wasi, io pensavo magari lo trovassi io un sepolcreto. No, in genere troviamo di molto peggio, e lo vedrete anche ora tra poco. I ladri moderni, cioè i ladri del XIX secolo, inizi XX, in effetti, quando sono arrivati allo strato delle stuoie nelle canne, hanno creduto forse lì di essere arrivati al fondo, si sono scavati la strada verso la stanza L, non hanno toccato la stanza che vedete invece qui, la stanza M sul lato, e questo ci faceva sperare molte belle cose, molto deluse. Bene, però per vivere con voi un attimo l'emozione di quei momenti, vi faccio vedere uno dei filmatini che realizzavamo nel corso della missione per Facebook, per metterli a disposizione, diciamo, del pubblico che ci seguiva. Si tirano dall'oscurità i volti come le maschere che abbiamo visto. Bene, vedete nella foto qui appunto alla vostra destra queste stuoie di canniccio legate con corde, al cui interno c'erano corpi sembrerebbe mummificati, avvolti in sudario o bende. Purtroppo la missione non aveva, la scorsa missione non aveva al seguito l'antropologo, che abbiamo sempre in genere, e quindi non abbiamo potuto effettuare sul momento le indagini di questi corpi, che saranno ovviamente fatte e daranno, spero, dei dati interessanti. Vedete anche come questo strato di stuoie fosse per l'appunto uno strato intoccato, intatto, che si trovava subito sotto l'apertura, la parte superiore dell'apertura alla camera M, la camera occidentale. Sopra la terra che aveva riempito, diciamo, tutta la stanza, qualcuno aveva messo quella fila quasi a chiusura simbolica di mattoni, chiaramente qualcuno che non la chiusura originale della tomba, qualcuno che era arrivato in un secondo momento, qualcuno degli antichi saccheggiatori. Però tutto ciò ci faceva sperare bellissime cose, perché comunque lo spazio a disposizione sopra le stoie era quello, una trentina di centimetri, sufficiente certo per scivolare all'interno della camera e vedere cosa c'era, ma se avessero voluto asportare qualcosa avrebbero dovuto crearsi uno spazio di manovra molto più ampio e disturbare le stuoie.
Ecco, sì, era, a questo punto le stuoie le abbiamo ovviamente, gli abbiamo fatto un secondo funerale, le abbiamo riportati su i corpi, le abbiamo messi al sicuro, qui vedete i momenti, eccetera, di questo secondo funerale nella tomba. Interessante che quando abbiamo levato le stuoie, sotto di esse erano scivolati, cioè il livello di terreno era completamente pieno di questi resti di ornamenti, frammenti di collane, braccialetti o cinture, di conchiglie, appunto le cipree, altre piccole conchigline, anellini di faianza, di pietre dure, che dovevano comporre questi ornamenti che erano stati sul corpo appunto di questi individui racchiusi nelle stuoie. Bene, è giunto il momento di parlare un attimino del pozzo e vi faccio vedere ora un'altra parte del filmato della ricostruzione digitale, la ricostruzione 3D fatta del pozzo. Questa, come vi dicevo, sono ricostruzioni che ormai facciamo noi, ma ovviamente sono ricostruzioni fedelissime, fatte con la, sempre con la scansione laser, fatte con la stazione totale, col CAD e con le fotografie ad alta risoluzione. Servono a noi non tanto come per la visualizzazione, eccetera, ma come strumento di lavoro. Permettono veramente di guardare le strutture da prospettive che non sarebbero altamente possibili. E ci hanno permesso anche un'altra cosa che ora vedremo a mano che scendiamo. Ho tagliato io il filmato, quindi è stato tagliato un po' artigianalmente il modello. Ora stiamo aggirando questa struttura in mattoni, questa rampa che porta alla porta, costruita in età saitica, e stiamo per scendere per l'appunto nel pozzo. Vedete appunto il modello wireframe, quello fatto con tutti i poligoni dei migliaia e migliaia di punti della, della scansione laser, e vedete molto bene le due stanze. Invece non abbiamo ancora potuto fare il modello della stanza K, vedete il buco che si apre lì, ma in realtà c'è un'altra camera grande quanto le due del fondo. In quella camera, nella camera K, abbiamo trovato molti bambini, sepolture di bambini e donne e piccoli sarcofagi. Dunque, ora discendiamo appunto nel pozzo. Vi dicevo che abbiamo usato questo strumento della ricostruzione 3D per un altro motivo. Normalmente uno scavo è qualcosa di distruttivo. Quando noi asportiamo, mano a mano leviamo tutto il riempimento del pozzo, leviamo gli strati e questi li dobbiamo documentare benissimo, ma non possiamo più tornare indietro. È irreversibile, però la realtà virtuale e questo tipo di strumenti ci permettono in realtà di tornare indietro se vogliamo. Qui vedete ovviamente le camere come sono, come erano ormai vuote dopo il nostro scavo, ma noi abbiamo documentato quelli che erano gli scavi, che, gli strati che ci interessavano con tutti i loro oggetti, e li abbiamo potuti rimettere praticamente in, rimettere e levare come vogliamo, strato a strato, con i loro oggetti, e quindi studiare bene tutto quello che era la deposizione di questi strati. Ora lo vedete perché stiamo entrando nella camera M e qui vedrete anche, diamo un ultimo sguardo al buio cielo del modello, e qui vedrete anche le cose terribili per cui avrei preferito un sepolcreto invece di quello che noi ci siamo trovati davanti, in una stanza che non era stata toccata dai ladri moderni, e ora vi spiegherò. Ecco, vedete, questo è uno degli ultimi tre strati che noi abbiamo trovato sul pavimento di questa camera. L'apparenza è quella di un ossario, di una discarica, dove apparentemente giacciono alla rinfusa ossa miste poi a pezzi sarcofagi. Impressionante come, come visione. In realtà all'interno si celavano moltissimi frammenti di sarcofagi, frammenti anche pertinenti, le maschere, le parti, i piedi, parti del coperchio, parti dei pannelli laterali, tutte ammucchiate all'interno e tutte pertinenti. 11 sarcofagi erano in questa stanza. Bene, ora riusciamo, io abbrevio anche perché altrimenti non ce la facciamo con i tempi. Dunque, questo che vedete è la pianta, in il rilievo in CAD fatto da Gianluca Mignaci, che con, attraverso la diversificazione cromatica rende conto dei vari materiali che sono stati trovati. Vedete in azzurro i frammenti di sarcofago, poi le ossa, diciamo, in ocra e marroncino, poi poca ceramica, poche bende, pietre, mattoni e così.
così via. Che cosa abbiamo potuto capire? Vado alle conclusioni di questa situazione. Allora, questa stanza che, vi ripeto, conteneva 11 sarcofagi e che si data sia, come vedremo, rispetto ai sarcofagi, sia rispetto allo studio preliminare della ceramica che è stato fatto da Anna Consoni, ceramologa della missione che ha sostituito la precedente Federica Facchetti, che mi è stata rubata dal Museo Egizio di Torino, ma la bravissima, altrettanto brava Anna Consoni, appunto, ha datato la ceramica rinvenuta in questi luoghi tra metà XVIII dinastia e XIX dinastia. Allora, c'è un saccheggio antico. I sarcofagi vengono probabilmente, come abbiamo visto nella stanza di Heimwase, nella tomba di Heimwase, aperti, i corpi tirati fuori, sbendati. I ladri prelevano ovviamente tutti quelli che per loro erano oggetti preziosi. Qualcuno se lo dimenticano, qualcuno lo perdono per strada, per esempio qui nella, sulla soglia, nei livelli inferiori della soglia, abbiamo trovato piccoli ornamenti, gli anelli fermatrecce in cornalina, scarabei, amuleti in faience come questo, molto grazioso, col babbuino totto accucciato, usciabti in legno dipinto e così via. Quindi qualcosa l'hanno persa per strada. Dopo aver fatto questo saccheggio, qualcun altro, in un secondo momento, non troppo lontano, forse contemporaneo alle inumazioni di quelle stuoie che abbiamo visto, potrebbe essere probabilmente il terzo periodo intermedio, il momento, è entrato in questa stanza, ha effettuato ulteriori cose, nel senso questi sarcofagi aperti sono stati smontati pezzo a pezzo, sono stati impilati in un angolo della stanza, noi li vediamo ora sparsi, ma in realtà erano tutti impilati in quest'angolo e poi sono franati. Probabilmente i corpi allora mummificati sommariamente intatti erano stati deposti vicino, poi si sono ovviamente disarticolati nel tempo, e prelevano tutti gli assi lunghi di legno, la fame del legno del terzo periodo intermedio. Noi sappiamo bene che nel terzo periodo intermedio i sarcofagi vengono riutilizzati. Qui vediamo addirittura come venivano appunto prelevati solo le assi lunghe che interessavano, il legno difficile. Poi, probabilmente queste stesse persone, dopo aver impilato tutto ciò, prelevato quel che gli serviva, hanno costruito questa specie di diga, di sbarramento fatto con pietre, hanno lasciato libera una metà della stanza, forse volevano utilizzarla per le loro deposizioni, forse quelle stuoie che abbiamo trovato sopra sono state messe lì invece che qui per un ripensamento. E in queste pietre, tra l'altro, c'erano anche cose interessanti, come il frammento di questa statua femminile, una statua di un frammento di una statua di donna seduta, perfettamente coerente, bianchissimo calcare, molto bello, perfettamente coerente con questo periodo, fine XVIII, inizi XIX dinastia, anche se non necessariamente pertinente a questa tomba. Bene, ed ecco i volti saliti dall'oscurità, vedete le varie maschere che sono state trovate. Io vi ho detto 11 sarcofagi, ma noi in realtà abbiamo trovato solo 3 maschere di queste che vedete. E poi frammenti delle basi dei sarcofagi, piedi scolpiti, che sono un altro elemento abbastanza raro e abbastanza significativo. Ovviamente sul retro Isi, Nefti, la dea dell'Occidente. Frammenti lunghi sì, ma molto corti, erano quelli di raccordo tra il coperchio e le pareti laterali con i classici testi dei figli di Oro, la formula della tartaruga e di Ra e così via. Altre tipologie di basi, queste per esempio con i piedi dipinti anziché scolpiti, e questa ci conserva l'unico nome che noi abbiamo degli occupanti, è una donna. Toeris in festa, Taweret Mheb, e guardate il caso, è lo stesso nome, l'unico nome che ci è arrivato, che abbiamo trovato su quell'usciabti che avevano perso i ladri del saccheggio precedente. Quindi una donna che, come tutte noi donne, aveva evidentemente una volontà prepotente di farci conoscere il suo nome e di affermare la propria eternità. In totale, noi, se considero soltanto i pezzi di dimensioni significative, dipinti o iscritti, abbiamo trovato 83 parti di sarcofago nel pozzo e appartengono tutti al cosiddetto tipo dei sarcofagi gialli, yellow
Coffin. 63 di questi sono stati trovati in M, quindi vedete la differenza tra saccheggi moderni dove ci sono e dove non ci sono. Ecco, i confronti, qui vedete per esempio il sarcofago di Qatebet nel British Museum, che è un molto simile a quelli che noi otteniamo se ricostruiamo quei frammenti. I confronti portano ad una datazione tra la fine della XVIII e gli inizi della XIX dinastia, coerente con la datazione dello studio preliminare della ceramica fatto da Anna Consonni. Ci sono molti elementi, vi ripeto, la decorazione è molto sobria, non è quella tipica, fitta, densa già di figure che abbiamo nei sarcofagi gialli di Pianeta Ramesside. E poi c'è questo ibrido, la forma mummiforme, sach, con la forma in abito vivente dei piedi scolpiti o dipinti. E tutti i confronti che ho trovato si datano per l'appunto a questo periodo. È in corso di pubblicazione il lavoro fatto insieme a Gianluca Miniaci su questi frammenti, per l'appunto sarà pubblicato negli atti di un convegno del British Museum che dovrebbe uscire tra poco. Una cosa interessante è che in realtà già questi sarcofagi fine XVIII dinastia, inizi XIX, mostrano la riutilizzazione. Noi siamo abituati a considerarlo un fenomeno della ventunesima dinastia, del terzo periodo intermedio. Bene, guardate qui, in questo frammento, sotto la pittura, dove la pittura si è scrostata, si vede che sotto avevano utilizzato la parte centrale di un coperchio, di un sarcofago, inizi XVIII dinastia, con una forma scolpita che andava in senso opposto a quello della pittura. Quindi questo è un esempio di riutilizzazione quando non ce l'aspetteremo, nel pieno, nel culmine, nell'apogeo della ricchezza tebana. E c'è stata anche una seconda riutilizzazione. Voi vedete qui una campionatura di questi che sono i frammenti, gli 83 diciamo frammenti che noi abbiamo portato su. Vedete come sono tutti pezzi, intanto sono pezzi che non sono mai stati rotti, mai stati spaccati, sono pezzi che sono stati smontati accuratamente. E poi sono pezzi, come vi dicevo prima, in cui mancano completamente, per esempio, i pannelli laterali, le pareti del sarcofago, il coperchio, le parti lunghe, quelle che hanno preso per la riutilizzazione. Quindi molto interessante, anche se è una storia povera, anche se è una storia interessantissima come modalità di uso. Tra l'altro abbiamo trovato sul fondo del pozzo questo strumento, un maglio in legno, che probabilmente è quello che usarono questi riutilizzatori per rompere, per aiutarsi a spaccare questi sarcofagi. Bene, sono in fondo, dico alcune rapidissime cose sulla corte. Dunque, le corti sono un luogo, secondo me, molto affascinante. Noi siamo abituati a pensare alle tombe, perché le tombe hanno le sepolture, hanno i corredi, hanno i pezzi belli quando si trovano, eccetera, no? Ma le corti sono il luogo sociale, il luogo dove andavano i vivi a celebrare i propri morti, i vivi per i funerali, i vivi per i riti, appunto, nelle feste sacre. Questa che vedete è la scoperta fatta nel 2011 davanti alla porta della tomba di queste tavole d'offerta. Nel 2000, e tra l'altro queste tavole avevano accanto tutto un terriccio di resti organici bruciati e di resti vegetali, sono state trovate insieme tappi di fango, di anfore che erano state usate evidentemente per i rituali di libazione effettuati, e poi tutta una serie di resti di ghirlande, di fiori ormai seccati che giacevano sotto e intorno a queste tavole d'offerta. Lo scavo del prima di parlare dello scavo del 2014, due parole su questa. Questa è una delle tre tavole d'offerta, la più bella, in arenaria rosa. Apparentemente è una tavola molto classicheggiante, potrebbe addirittura sembrare una tavola del Medio Regno, ma in realtà alcuni dettagli fanno capire che era una tavola volutamente arcaica, quindi una tavola arcaizzante. Io l'avevo datata, in base ai confronti, tra 26esima dinastia e 30esima dinastia. Siamo quindi nella seconda metà ormai del primo millennio avanti Cristo. La stratigrafia archeologica, lo scavo del 2014, conferma una datazione alla 30esima dinastia. Ecco, i rituali che dobbiamo immaginare nella corte sono un po' quelli ovviamente rappresentati sulle tombe, sulle pareti delle tombe tebane. Vedete le libazioni e vedete soprattutto questi grandi bouquet, questi grandi mazzi strutturati di fiori e di ghirlande, che sono quello che noi poi abbiamo trovato. Nel 2014, continuando lo scavo della corte, scendendo ancora di più,
si è trovato una massa enorme, uno spessore di quasi 40 centimetri di questi grandi mazzi, ghirlande, buche di fiori. E la ceramica trovata all'interno di questa area, studiata preliminarmente da Anna Consonni, dava una datazione molto coerente, un orizzonte tutto tra 25esima e 26esima dinastia. Quindi questo ci permette di dire che le tavole che erano un po' più sopra appartengono alla trentesima probabilmente. Bene, noi nella prossima missione ci sarà sicuramente una botanica egiziana, Rimandi, che studierà per noi queste ghirlande, questi resti. Vedete come erano in un dettaglio da vicino, vedete le foglie piegate, ricucite, che facevano appunto le ghirlande, vedete i fiori che, anche se hanno perso i loro colori, sono di una bellezza strepitosa. E su questo omaggio floreale concludo e vi ringrazio per la vostra attenzione. E mi ha fatto venire in mente solo una suggestione che lega. I sarcofagi, noi ci stiamo accingendo assieme ai Musei Vaticani a pubblicare lo studio sulla conservazione del sarcofago di Buteamon, che ha attestato 3 fasi di riutilizzo, cosa che, come diceva la professoressa, per il terzo periodo intermedio è molto attestato. Del resto basta ricordarci quanto dice Venamon per capire come fosse importante l'approvvigionamento del legno, e quindi, e ci porta forse anche a ripensare i riti funerari e la sacralità del sarcofago stesso. Ha citato anche Emanuele Casini, che settimana prossima verrà qui da noi in un rapporto di collaborazione con l'Università di Basilea, per mettere a confronto il lavoro fatto da Schiaparelli nella Valle dei Re con quanto l'Università di Basilea sta facendo, Schiaparelli nella Valle delle Regine con quanto l'Università di Basilea sta facendo nella Valle dei Re. Ma veniamo al nostro ospite d'onore, al nostro colui che ha permesso l'organizzazione di questa giornata. José, mi scuso se ti presento in italiano. Però so che tu lo capisci benissimo. È innanzitutto un grande onore averti qui e avere la possibilità di sentire le magnifiche scoperte che tu hai fatto a Drabuel Naga, e vediamo tutti l'ora di sentirle dalla tua voce. Ma è anche un grande onore per il Museo Egizio che si sia scelta questa sede per celebrare ormai 15 anni di attività, e spero che questo sia anche di buon auspicio per far vedere come l'ambizione di questo museo è di ritornare ad essere un vero centro di ricerca e di mettere la ricerca al centro. Il dottor Khalan non ha bisogno di presentazioni, però dico solo 2 parole. Ha studiato storia antica all'Università di Madrid, prosegue i suoi studi di dottorato a Baltimora, ottenendo il PhD alla Johns Hopkins University, per poi proseguire poi gli studi a Tubingen con una borsa postdottorale Humboldt. Oggi è qui soprattutto in qualità del lavoro che sta svolgendo a Drabuel Naga. Lui fa parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo, è il fondatore e direttore della missione spagnolo-egiziana che lavora. Progetto con grandissimi successi.
language because my Italian is non-existent, and despite the fact that Spanish is very close to Italian, I think it would be better to listen to my mediocre English than to Spanish or terrible Italian. So we will keep to the English language. For me, it's a great honor to be here in El Museo Egipcio. It's like the cathedral of Egyptology. We couldn't have a better context to celebrate the 15 years working in Thebes than here in Turin. And for that, I want to express my gratitude to Christian Greco, who has been very kind and generous to offer the museum for this event, and to my colleague and friend, Professor Marilina Betró, with whom we share part of the hillside of Drabu El Naga. And she has been a good friend and an inspiration for many years with her publications and her research. And of course, I have to thank our sponsor, Unión Fenosa Gas, who has been supporting us for the last 5 years, and particularly to the CEO, Cesare Cuniberto, who has become a friend. And that's a very, very touching situation, because when I talk to my colleagues in Spain about private sponsorship, they think that big companies are like always taking out money from you. Actually, it happens the other way around. It's my public institution that takes money from me. And the private company has always been a great support. And the relationship is like a family. And we are very, very, very grateful to them, because not only they sponsor the excavation, but they also sponsor scholarships and contract in my research institution so that members of my team can work with me. And it's thanks to them that we buy books on Egyptology, that we buy computers, and it's the research is 100% thanks to their effort in financing our research project. And taking up some words that Christian said before, I mean, a museum has no sense without the research, and our excavation has no sense without the research. And it's the research and the path that we proceed what makes our profession interesting, and all the objects that we discovered are meaningless without our research. It is the research that gives life to the individual. Sometimes we know the names, sometimes we don't. But the objects themselves are worthless, no? And it's really the work behind in the libraries, translating text, dating the objects, what really brings these individuals back to life many, many years later, no? And that is why it's so important that research is being supported by public institutions, and also thanks to private financing. Well, at the beginning, I thought I was going to entitle this lecture as The Human Factor, but then I thought it was a little bit too tacky. But I really do think that persons make a difference. No? I think in the Museo Egipcio, Christian is and will be a good example, Cesare Cuniberto in Unión Fenosa Gas. And I would like to dedicate this little talk to a person that Christian and I share, and it's thanks to her that we knew each other, and this is to Natasha, who was the woman who ran the Sheikh Ali, the Marsam little hotel where we stayed, and where Christian was coming for tea several afternoons to share with Natasha. And it's, yeah, these persons with names that I think do make a difference in the lives of the people that get to know them, but also in the institutions that they serve or they work in. Well, I will not prolong this talk anymore because I have a lot of pictures to show you. We have been working 15 years now in Drabu El Naga, at the northern end of Drabu El Naga. Drabu El Naga is divided in South Drabu El Naga,
famous for mud brick Ramesside pyramids and the northern Drabul Naga, where supposedly the coffins of Kamose and Ahotep were found, probably also Sekenem Ra, where the pyramid of one of the 17th dynasty kings stood up, Nubkheperra Intef, and to our left, where another mud brick 17th dynasty pyramid stood up, the pyramid of kings Sobekemsaf. We know this through Northantom publications. In between the pyramid of Nubkheperra Intef and Sobekemsaf, is where Heri located his tomb, and 50 years later, Yehuti built his tomb too. Heri probably lived under the first king of the 18th dynasty, King Ahmose, and dying probably under the reign of Amenhotep I. And 50 years later, Yehuti was overseer of the treasure under Hatshepsut Thutmosis III. And Heri located his tomb there probably because of the proximity to the probable location of the tomb of Amenhotep I and Ahmes Nefertari up the hill, and between and in the valley, the location of the cult temple of Amenhotep I and Ahmes Nefertari II, called Meniset. No? And Yehuti, I think, later on built his tomb there because this was regarded at the beginning of the 18th dynasty as a very sacred and important place from the Theban point of view and from the religious point of view, too. I will discuss a little bit about it later on. To start with an Italian touch, when the Franco-Tuscan expedition came to Egypt in 1828-1829, Jean-François Champollion and Ippolito Rossellini spent about 6 months in Luxor. And at that time, they spent some time in the hill of Drabul Naga. And both of them recorded in their notebooks the existence of the tomb of Heri. And Champollion describes that they accessed the tomb of Heri through a cave, a cavern, which is actually now we know the tomb of Baki, overseer of the Cattle of Amun, during the mid-18th dynasty. And Ippolito Rossellini was with him also copying inscriptions. His notebook is preserved at the Pisa University Library. I had access to the book thanks to Marilina Betro many years ago. And this is how they recorded, the two of them, the existence of the tomb of Heri. They both noted that the reliefs of the tomb of Heri, although dated to the early 18th dynasty, very much looked like Middle Kingdom reliefs because the figures were very classic, no, very stiff, but at the same time the muscles very well carved. And it's actually true. This is the scene that Ippolito copied many years ago, the Mu dancers welcoming the funerary procession arriving to the necropolis. And these male and female figures that were accompanying the coffin while being dragged to the tomb. You can see that the way the figures are modeled are very, very classic indeed. Later on, at the end of the 19th century, another Egyptologist, very famous because of his demotic studies, but while he was young, he was excavating in the funerary temple of Amenhotep I, and in his spare time, he made squeezes or copies of one of the walls of the tomb of Heri. These squeezes are preserved in the Griffith Institute in Oxford, and Andres Diego Spilén and I spent several summers studying them and copying them. And these squeezes made by Spiegelberg in 1896 are important because later on the tomb was very badly damaged and very badly robbed at the very beginning of the 20th century. And it is thanks to Spiegelberg's squeezes that we know how the missing fragments look like. For instance, the banquet scene of Heri and his family, which is a very important social document of the early 18th dynasty in Thebes, was badly robbed about 1904. So it's thanks to his squeezes that we know, as I was saying before, how the missing fragments look like. For instance, this sister of Heri,
called Mesu. And thanks to his squeezes, we can look for the missing fragments in private collections and museums. And by chance, as most of the nice and important things happen in life, by chance I discovered, while spending a sabbatical in the Metropolitan Museum in 2007-2008, I discovered in a side vitrine a fragment from the tomb of Heri, actually Heri's sister called Mesu. It was a nice research because this fragment was donated to the museum in the 70s by a rich woman living in Westchester. And Googling the name of this donor in internet, the New York Times of 1904 came up, and we learned that this woman spent her honeymoon in Luxor in 1904 instead of buying some little object that you will do nowadays. She took back home a fragment from the tomb of Heri. When she donated the object, the Metropolitan Museum did not know from where this object was coming from, and they labeled it as Deir el-Bahari with a question mark. But thanks to Spiegelberg squeezes, we could demonstrate and show them clearly that it was not the case, but it was coming from Heri's tomb. And getting back the original fragment is not easy, and probably will take a bit some time. Meanwhile, Catherine Rerich and Diana Patch have been kindly enough to make a replica of this fragment that we will transport to the tomb in the next season, inshallah, in 2017, next January and February. This is the fragment. And this is one of the other sisters of Heri that are waiting for Mesu to come back home. But again, luck was in our side. And while visiting the Petrie Collection in London, attending a seminar on the Book of the Dead, we went to say hello to Stephen Quirk, curator of the Petrie Museum. Right at the entrance, I saw this little fragment. And as the same way as a mother will recognize a child, I said, this is coming from the tomb of Heri. Since then, I did not know I was going to be able to do this kind of things. But it's something that comes to you like this. And says, no, Jose, you're wrong. I'm sorry, but there is a label that says Old Kingdom, maybe Middle Kingdom. Says, but this is not. We have the squeezes of Spiegelberg drawn. A member of my team will come tomorrow to show you the drawings. There is no discussion about it. This object comes from Heri. This is the squeeze, no? And this is the little object where it comes from, and eventually when the object or a replica of it comes back home, it will look like this. We have started restoring the tomb of Heri 2 seasons ago when we finished the excavation inside, and we are now putting about 200 fragments back in place, and we hope to incorporate Mesu and also this little fragment now in the Petrie collection. And this is one of our restorers, Miguel Angel, in charge of the restoration of the tomb of Heri, which is really remarkable because it's one of the very few decorated and preserved tombs of the very early 18th dynasty. Before going into the tomb of Heri, Champollion and Rossellini visited another tomb in Drabu el Naga, an overseer of the treasure under Thutmosis III, called Yehuti Nefer. And Ippolito Rossellini took back to Italy the door jams and the dintel that they found right at the entrance of the tomb. And then the tomb was lost for many, many years, so that Elisa Manike incorporated this tomb of Yehuti Nefer in his famous monograph on lost tombs from Thebes. And excavating above the tomb of Yehuti, aside of this door jams and dintel now in Florence, there is this fragment of a statue in Cairo Museum, also pertaining to Yehuti Nefer, that has carved on the kilt a beautiful hymn dedicated to Amun as creator god.
is almost like a little precedent of the Amarna hymn, devoted to Aton as creator god. Here is Amun, but not as a solar deity, Amun-Ra, but Amun as creator of the plants, of the water, of the living creatures that surround the valley and that live in the valley. But, and this statue was in Cairo Museum, but the tomb, as I was saying, was lost soon after it was discovered by Champollion and Ippolito Rossellini. And this beautiful hymn to Amun as creator god is actually a version of the same hymn that Yehuti, our Yehuti, overseer of the treasure under Hatshepsut, Thutmosis III, that is the predecessor of Yehuti Nefer, carved the same hymn to Amun-Ra, but years before, in his transverse hall. There is a very nice banquet scene, and there is a harpist playing the harp at the very lower register, and the harpist is and the singers are singing a hymn to Amun as creator god, the same hymn that his successor, Yehuti Nefer, copied for his tomb. This is a very nice case of textual transmission. And the nice thing is that this is the detail. The nice thing is that we have been, 2 years ago, able to discover the tomb of Yehuti Nefer, which is actually located on top of the tomb of Yehuti. This is also an interesting feature to study how the location of tombs is organized and how people choose the location for their tombs. And we are seeing, at least in our area on Drabu El Naga, is that the administrative offices played a very important role. So that we have, for instance, in our little site, we have now three tombs of overseer of the weavers, we have a group of overseer of the cattle of Amun, and now we have two overseer of the treasures that held the office one after the other, locating their tombs one on top of the other. And so this is how the tomb of Yehuti Nefer looks like. He built, because the rock was not good enough at this level of the mountain, the facade was not nice, so he covered the facade with mud brick, and nicely he stamped almost all of his mud bricks with his name and the title as a royal scribe. And it's nice because he, because of this reason, he does not have funerary cones. The mud bricks are playing the role of the funerary cones. That is the common feature of Theban tombs at this time. And these stamped mud bricks, if you see in the little niches, the stamps were made visible, so you can see the stamp very clearly while approaching the inner part of the tomb. Unfortunately, the inner part of the tomb was very badly robbed and fired and connects with other tombs. It's like a huge labyrinth that I don't know if we will have the strength, money, and time to go into it. Well, this is how our site looked like in 2004, when at that time the modern village of Drabu El Naga was still up. We devoted 5 years to excavate the open courtyard of the tomb of Yehuti, TT11, overseer of the treasure under Hatshepsut. Also the open courtyard of the tomb of Heri, TT12. Doing that, we came across other tombs that I will not have time to go into them. But what is interesting is when we made visible the open courtyard of Yehuti, which is very, very long, we realized that it's not straight with the inner part of the tomb. It makes a very sharp angle. The left side wall makes a twist to the inner part to avoid running into a very tiny mud brick structure. And that mud brick structure from the very beginning was clear that it was earlier than the Yehuti's tomb, and despite their humble appearance, it was important enough to be respected by Yehuti. So Yehuti would sacrifice the straight lines that the Egyptians were so fond of to respect this little chapel. This is how the little mud brick structure looked like, but our concession was running like on top of it, in the middle of it, so we couldn't really get to know what was going on there. For good or bad, the modern village of Drabu El Naga was demolished in 2006,
2006, 2007, and this is how the village looked like. At that time, we took advantage of the situation and we offered ourselves to the Egyptian ministry or Supreme Council of Antiquities to clean up the debris in exchange of getting an extension of our site. And because the Egyptians did not know how to clean those tons and tons of mud bricks, they accepted and they gave us an extension of our concession in exchange of cleaning the debris. We spent several years cleaning the remains of all those houses. And what I'm going to show you now is the necropolis underneath those houses. It's interesting to realize all the time while you are seeing what I'm going to show you now is that everything was underneath the modern houses. This is how the site was looking while we were cleaning, and we labeled this area Sector 10, and this is how the area looked in 2011, right before starting working there. The first structure that came up to light was this little mud brick chapel that Yehuti wanted to respect. And as you see, it's a very tiny little offering chapel. And inside the offering chapel, there was just 20 centimeters of sand. And excavating those 20 centimeters, quickly started to come up a group of linen and little mummies of wood and coffins, and model mummies or shaptis, stick shaptis, you know, painted in white, as you see in these photographs. Some of them partially wrapped in linen. And the group that we recovered from this area were six stick shaptis, three of them inscribed, three of them non-inscribed, with two model coffins and one mud sarcophagus. Excavating around the chapel, we recovered two other stick shaptis. So we now had five inscribed shaptis, one of them inscribed for an individual called Ahmose. Three of them have the name Ahmose Pasheri, the small one or the younger one, and one of them is said to belong to the king's son, and you can see Ahmose, but the writing is very blurry in this area, but you can see the Yah and a little bit the Mes and the S, but clearly it belonged to the king's son called Ahmose, and that's what we got to know. But together with the Shapti, we found this linen fragment that clearly says that it was made. It's a Dayu linen made for Ahmose Sapair. So we have now Ahmose, Ahmose Pasheri, Ahmose Sapair. Of course, the context is mixed up because the figurines and the linen was thrown there by robbers. We can assume that the robbers threw those objects from the shaft right in front of the mud brick chapel, but we cannot be 100% sure. And if all these objects come from the same shaft, how come they have different names? How come we have Ahmose Pasheri, Ahmose Sapair? Could it be possible that one individual have two nicknames? I don't have time to go into it, but it's an interesting puzzle. Between the mouth of the shaft that was starting to come up and the mud brick chapel, right where the red arrow points, we found a very nice 17th dynasty or very, very early 18th dynasty marble clay bottles with incised decoration, typical of this time period, 17th, early 18th. And the year after, we start excavating the shaft. The shaft goes down about 5 meters and a half and has a burial chamber, very roughly cut, that is located right underneath the mud brick chapel, what one would expect, you know, so that the coffin would lie right underneath where the offerings would take place. Unfortunately, the shaft was robbed, and we found at the very bottom human remains all scattered through the place.
However, despite the fact that the shaft was badly robbed, we were able to recover enough elements of the original funerary equipment that can support the dating late 17th dynasty for the tomb, and also to advance the hypothesis that the stick shafts and the linen found thrown in the chapel were coming from this shaft. For instance, typical of a funerary equipment of the 17th, early 18th dynasty are these bronze razors and wooden combs. This beautiful necklace made of vegetable fibers that are burnished in such a way that they look as if they were gold. So it's cheap jewelry, but very appealing. It's really, with the sun, they really look like gold, but it's a papyrus fiber. Of course, arrows, most of them broken, but again, typical from a funerary equipment of the 17th, early 18th dynasty, elite member of the Theban court. Of course, Kerma pottery, Kerma coming from Nubia. No, this was also an import, and for that reason, this pottery was a sign of distinction, of being part of the elite. And also this tip of an obelisk that probably was standing up at the entrance of the mud brick chapel. We are missing the rest of the obelisk, but at least we have the tip. And at the very bottom, we have a part of a limestone stela naming three individuals of this time period, one called Jehutihotep, another Watchmes, and the third one, Deduamun. Interestingly, the first two individuals have a title that is difficult to read, or at least I haven't been able to read it. I have consulted with Marcel Marais, who is a specialist in the 17th dynasty, and so far we have not been able to come up with parallels of this title, but we will keep searching. And of course, together with this fragment of a stela, we found another stick shafti with the name Ahmose, preceded by a title that could be read Ser or Wer, no, high official, or maybe Semsu, the older one, referring to like the older son. But again, this is not very common by itself, this title. This is how the burial chamber looked like when cleaned. And we, of course, at the beginning, we advanced the hypothesis that this could have been the burial place of the prince Ahmose Sapair. But of course, everything is mixed up and we cannot be 100% sure. One of my team members, Andres Diego Espinel, he is very critical with everything in general, says, but Jose, this is too humble for a prince such as Ahmose Sapair. And indeed, it's a very humble burial, but in the 17th dynasty, the most unexpected things could have happened. And we have to have in mind, for instance, that the tomb of the coffin of Kamose was found lying on the ground. The tomb of Queen Ahotep was found lying on the ground. And so even the tombs of the most remarkable members of the royal family were really humble. And actually, excavating the shaft near the one that we have just seen, this shaft was also very badly robbed. But at the very beginning, we have the same situation, human remains scattered all over the place, but at the very end of the burial chamber, we found this wonderful Kohl calcite jar with a stick. We found this wonderful ink pot with part of the pencil. And we did find this scarab with the inscription, the son of the king of Upper and Lower Egypt. It is true that Gianluca Miniacci wrote a very important paper on the title King's Son, San Esu, that not necessarily it involves royal blood.
It was a title that the representatives of the king could have used, not necessarily blood linked with the king, and he's 100% right. But the title, Sa Nesubiti, it's a different one. And I think there is a strong possibility that this second shaft was used by a son of the king. And so it should not be so shocking to find Ahmose Sapair being buried in a very humble tomb. But I will leave it as a mere hypothesis. For the time being, I will just call it the shaft and chapel of Ahmose. That's it. In a very only few meters to the northwest, we found three inscriptions of another Sanesu, a Sanesu called Intefmose. This is the first inscription, very badly preserved, but with the good eye of another member of my team, Curro, Francisco Borrego, professor at the Universidad de Madrid Autónoma. He was able to reconstruct the inscription, and it's an inscription dedicated to Sanesu Intefmose. An easier inscription to read is this huge lintel showing, it would have shown Intefmose to our left, adoring Hathor, mistress of the necropolis, and like a mirror scene, we will have a king being deified and being worshipped as Hathor is being worshipped too. Probably this king would be Montuhotep Nekhepedra, but we are not 100% sure. But this is a lintel showing Intefmose adoring Hathor and adoring one king that was deified in the Indra Buelnaga area. And this is the shaft of Ahmose. This is where the inscriptions were found. And in this is a mud brick chapel and a shaft. And at the very bottom of this shaft, we found a big limestone block that is part of an obelisk dedicated to Sanesu Intefmose. The Sanesu Intefmose, I think we only knew him from two inscriptions before we started working in Drabuelnaga. One big shapti, now in the British Museum, that relates Intefmose with King Sobekemsaf, and one scribal statue now in Manchester Museum that I will show you later on. So these three other inscriptions of print in Intefmose are important. We now have five, all of them coming from this area of Drabuelnaga. The inscription we will see also a few minutes from now, it's dedicated to a guy called Neferhotep. So this is a portrait of either Intefmose or another individual of the 17th dynasty called Neferhotep. This is how the Budbridge Chapel looks like, and the shaft, and where the linen, the limestone fragment was found. And this is the burial chamber that was cut to have the coffin lying here, but the coffin was gone. In this place, however, we found, this is the place for the coffin. In this area, we found a wonderful fragment of a limestone statue, similar to the statue of Ahmose Sapair, now in the Louvre Museum, really top quality. So, and this is the statue that I was talking to you about. This statue was found by Petri in front of Drabuelnaga, near the temple of Nebuenenef, and it's dedicated to Prince Intefmose, and it's a scribal statue with a back pillar, not inscribed. Our head had a back pillar, not inscribed. We thought the two of them could match. We made a replica of our head, and we went to Manchester Museum with it, but unfortunately, it's too big. So either this head does not belong to Intefmose, or Intefmose had more than one statue. You don't win every time. This is how the mud brick chapel of a king's son looked like. So it's a very, very humble burial. And this is the shaft. In this last year, in 2016, we've excavated behind the mud brick chapel of Intefmose, and we have two shafts here. I will show you what we found in UE 113, the shaft that is right behind the mud brick chapel of Intefmose.
At the very bottom of it, we found more inscribed blocks. We found, together with human remains scattered all over, as we are now used to them, we found a fragment of a canopic box with the name Intefmose. This is the inscription goes, the Osiris, Sanesu, and here you cannot see very well, but here it says Intefmose. You have to believe me. Together with it, we found this limestone block that nicely matches what we found 3 years before. So now we have a 1.5 meter obelisk dedicated to Intefmose and to another individual called Neferhotep. The nice thing is that while the inscription mentioning Intefmose is quite straightforward, a Hetep Dinesu formula, the text that ends with the name Neferhotep here, it's quite an interesting one because it refers to the wish that he will exist as a living spirit so that he will go forth from the necropolis. And this implies that there is much more text up, so probably the obelisk of Intefmose would have been almost 2 meters high to complete the inscription that ends here. So it would have been really a remarkable one. The obelisks of King Nubkheperra Intef were 4 meters high. We will never reach that height. But this would be, I think this obelisk would have been really a remarkable landmark of completing the Mudbrick Chapel and the shaft. Together with these inscriptions, we found another very interesting structure, again mentioning Sanesu Intefmose here, but in a very peculiar way, because there is another guy mentioned up that we are missing, and it says that he has brought with him Prince Intefmose. Who is the one mentioned before him? We don't yet know. And at the other side of the structure, we have a little hymn to Amun-Ra as king of the thrones of the two lands. So and we are in the mid-17th dynasty. If Intefmose is the son of Sobekemsaf, we are in the middle of the 17th dynasty. So this would be a very nice hymn dedicated to Amun-Ra in the 17th dynasty that will go well with the development of the Karnak temple at the other side of the river that was going on at this time period. Together with these fragments, we found three little fragments that are interesting. One of them mentions King Nebhepetra Mentuhotep. Another mentions Sobekemsaf, maybe the father of Intefmose. And this one mentions Sesostris first. These two were very important Theban kings that were worshipped in Drabu el Naga. And these tiny glimpses, I think, is telling us that Drabu el Naga was really an important place, not because it's right across the river from Karnak, that's what we've thought, but not only because of that. I think in Drabu el Naga there was a cult to the first Theban kings was taking place. And there was a small chapel devoted to Nebhepetra, and probably also Sesostris I had a place there. And not only tombs were located in Drabu el Naga, but also important cult set stations for these important Theban kings. But I have not time to go into this. Of course, nice objects were also found. What is interesting is that if Intefmose is son of Sobekemsaf, the pyramid of his father was not far away, and the two Intefs were his brothers, because these two Intefs, we know, were sons of King Sobekemsaf. So I think what we have here is a little bit of a family necropolis, a family, of course, an elite member necropolis of the 17th dynasty of the Intef family, no? That is housing not only king's pyramid, royal pyramid, but also the burial places of other relatives. I have to go a bit fast now because I'm running out of time. The tomb of Intefmose was robbed and communicated with another burial shaft of a guy called Ahotep, because his burial chamber was broken and it's higher up,
part of his funerary equipment fall down into the burial chamber of Inter Hermosa. It was a little bit confusing at the very beginning. So we have part of the funerary equipment of Ahotep on top of the funerary equipment of Inter Hermosa. This is what happens in the Drabuel Naga necropolis. This is how the entrance to the Inter Hermosa burial chamber looks like. This is the hole that communicates with Ahotep, packed with linen, and on top of it, we have part of the funerary equipment, not of Inter Hermosa, but of Ahotep. Part of this funerary equipment consisted of a mud coffin, as we saw before, with a mud figurine and a sandal. This is a model mummy of a guy called Ahotep. Really a wonderful, unique piece of the 17th dynasty. Another mud coffin we found a little bit higher up, of again mentioning Ahotep and the figurine, again a unique object. And a third one, not placed inside a mud coffin, but wrapped in linen. This is how the figurine looked like. In the hands of one of our restorers, Pia, the figurine was stripped, and the figurine was wrapped in 9 linen bandages that, exposed to ultraviolet light, all of them were written. Ahotep is a name that could have been used for male and female, but thanks to the ultraviolet lightning, we discovered that it's a male and that he was a dignitary mouthpiece of Nehen of the 17th dynasty. So also an important character. So this is the group of figurines with the mud coffins and the sandal, now cleaned. Next to all of this area, and I think it is giving us the message that this area was considered as holy, we found a huge pottery deposit of more than 2,000 vases that is clearly not the despoils of robbers, but it's a votive deposit related to the area that I think was taken as worship, as holy. Some of the pots are in situ. And next to them, we found coffins lying on the ground, like this child coffin that was left on the ground sidewise and blocked with stones so that it will remain sidewise. And if we look into Mariette's, the inscription of the finding of the coffin of Camose, it says that the coffin of Camose was left on the ground sidewise. And it was always believed that it was left as such by 21st dynasty priests reorganizing the necropolis. But I think now we have evidence that in the 17th, early 18th dynasty, coffins were left on the ground sidewise intentionally, and maybe left unprotected or just covered by sand, because the whole area was regarded as holy, and the whole area probably was guarded by guardians or maybe a surrounding wall that we don't see yet. This is how the coffin was left on the ground. Let me go through these pictures quickly. This is how we transported it inside the tomb of Yehuti. The coffin was opened to find a mummy of a child of about 5 years old. Maybe the same age as Ahmoses Apair died, although we are not, this has nothing to do. Maybe this child was contemporary of Ahmoses Apair, but this is certainly not Ahmoses Apair. Again, if this is not a matter of chance, but only next season in 2014, we found a second coffin of a child, this time 11 years old, again left sidewise on the ground. So this is really a custom. Next to where this second child was found, right here, we found the entrance to another burial funerary shaft. Fortunately, it only goes down 3 meters, and the burial chamber was partly closed with mud bricks. Inside, we were lucky enough to find a rishi coffin in very good condition, as you can see. It was pushed inside. There is no funerary equipment around it, probably because this one was reburied by 21st dynasty priest, but I don't have time to argue this point. That's why he was left without a funerary equipment.
because this is a reburial of the 21st dynasty. This is how the coffin was taken out. Very difficult time. I mean, every time you find something important in Egypt, suddenly things have to be done quickly because dusk falls and you have to move the coffin to a secured area before it's dark, and there is a big commotion around it. Everybody wants to watch, and it's things usually don't work the way you planned. But in Egypt, on the other hand, Allah is protective, and the most amazing things happen. So the coffin was moved safe and sound to the tomb of Yehuti, and it is there where it was cleaned by our conservators. And as you see, it's a wonderful Rishi coffin, very nicely preserved, even the nose, that is usually what breaks first. Really a masterpiece. This is one of our restorers, Pia, cleaning it. The inscription that identifies the owner as Neb, unfortunately without a title, but this is quite common in Rishi coffins. Some of them do not have names or have names without titles. That's quite frequent. This is very peculiar to date it. I think, as you will see later on, it has to be related with the coffin of Nubkheperra Intef, now in the British Museum, because of these little details of the decoration. This coffin actually looks very similar to this one that was discovered by Basali in Drabu El Naga, and another one, this one also discovered in Drabu El Naga, now in Cairo Museum, and studied by Gianluca Miniacci. And ours in the middle is related with these two private ones, but also with the royal coffin of Nubkheperra Intef. This is the moment of opening the lid that Cesare Cuniberto was mentioning before. This looks very quiet and calm, but it was really a casino. Really a difficult moment that I think, thanks to that moment, Cesare and I became close friends, because we shared one of our most difficult moments of my career in Egyptology. But again, as things happen in Egypt, suddenly the worst situation becomes the best. And thanks to the chief in Luxor at that time, Carrar, suddenly the waters calmed, and we were able to open the coffin quietly, calmly, with the people I chose, and everything worked out very nicely. Yeah, so sometimes you have to be patient. After the storm, the quiet weather will come sooner or later. This is the coffin of Neb. Is typical of the 17th dynasty, very badly mummified, and for that reason the linen is quite damaged. And this is the x-ray that we took with Salima and Roxy Walker. And this is how our little area looks like. It's a very tiny place, but as you see, the density of burials of the 17th dynasty is quite remarkable. And that is the reason why I think Yehuti chose this place to be buried. Most of Hatshepsut officials are buried in Sheikh Abdel Gurna and Asasif. Yehuti moved here to be in the middle of the 17th dynasty royal necropolis. And the only empty place between these shafts and these other shafts that you see here was the base, I think the access area to the pyramid of the missing Intef. But I will not go into this. So this is how we are proceeding now, extending this sector 10 to try to meet other important 17th dynasty individuals. The year after, the mummy was studied by Salima in the magazine near Carter House. This is Salima working, taking notes. And the coffin was cleaned and preserved by Pia. This is how the proceeding. It was difficult because the wood had shrinked with the dry weather, the dry conditions, so the plaster would not fit any longer in the area left for it. So we have to remove part of the plaster and then clean the area and to put it back again carefully. This is how it looks like. Then it was consolidated, and this is how the Rishi coffin of Neb looked like at the end of 2014. The year later, it was decided to move it to Luxor Museum, and there was a big commotion promoted by Mustafa Waziri, that likes cameras and press impact.
So when we arrived to the Luxor Museum, there was a bunch of photographs that we did not expect. And the coffin was moved inside as if it was a royal burial, which was a bit nonsense, but that's the way it is. And this is how it was moved in. We arranged for him a vitrine underneath the 21st Dynasty papyri. And this is how the coffin looks like now next to the mud coffin, now Shaptis of Ahotep, and the stick Shaptis of Ahmose and the linen of Ahmose Sapir. So we have a nice 17th Dynasty assemble now in Luxor Museum, thanks to Union Fenosa Gas and Proyecto Yehuti. Thank you very much. Well, thank you so much for your wonderful lecture and the amazing material you showed us, really telling us how your fieldwork is important to discover more and more about the 17th Dynasty, Sokhem himself, and all is coming out. So I wish you to carry on your work. I wish you to be Di Ankh Mirajet, and I would like to celebrate your Hepset in 15 years from now. So let's hope in 15 years to see other wonderful results of what you're doing, and good luck with your work. Bene, io vi ringrazio tutti per aver partecipato a questa celebrazione dello scavo di José María Galán, che avete visto i risultati spettacolari che sta portando, e grazie per aver partecipato assieme a noi a questo giorno di riflessione sulle attività passate del museo e recenti, ma come vedete le due cose poi si intersecano. E lasciatemi concludere ringraziando José María Galán per le parole che ha voluto spendere ricordando Natasha Baron, che unifica la professoressa Betrò, me e José, una carissima amica che ha curato molto noi egittologi quando scavavamo nella necropoli. Purtroppo mi è mancata un paio di anni fa, ci manca a tutti quotidianamente, ma averla ricordata mi sembra un po' di legarsi all'antico Egitto, ricordare il nome per fare Sa'ankh, per far sopravvivere il suo nome. E voglio chiudere con un aneddoto. Natasha viveva in Egitto da quasi 20 anni, ospitava tutte le missioni, partecipava alle varie scoperte. C'era lei quando si aprì la KV63, c'era lei quando uscirono meravigliose cose dalla tomba di Jehuti. E un giorno io le chiesi: ma Natasha, vivi qui da 20 anni, come mai non hai mai imparato i geroglifici? E la risposta è stata: voi vi interessate di cose antiche, io sono più interessata alle persone. E questo è stata per me anche una lezione per capire come forse archeologia e antropologia devono essere più considerate, e penso di non aver mai conosciuto nessun accademico con una conoscenza dell'antico Egitto, conoscenza dell'Egitto attuale, un'osservazione delle persone, senza mai osare dare un giudizio. E forse anche per questo è giusto ricordare Natasha, che è sicuramente un egittologo honoris causa. Quindi grazie anche di questo, José.